Continua nella splendida Taormina, gioiello siciliano su una terrazza naturale che guarda verso il Mar Ionio, il viaggio della nostra trasmissione Ok Italia Parliamone, un viaggio alla ricerca di una via d'uscita da una crisi che non minaccia solo la nostra economia, ma anche il tessuto della nostra società, o almeno a come fino a questo punto eravamo abituati a pensarla. È sufficiente fare soltanto pochi passi dallo stretto che separa la Sicilia dalla penisola italiana per vederla così apparire davanti ai nostri occhi. Con il suo aspetto di borgo medievale, la sua antica anima greca, i colori e i profumi della vegetazione mediterranea, Taormina è sicuramente uno dei luoghi da visitare più belli al mondo. E poi il clima della Sicilia la rende davvero una meta ideale in ogni periodo dell'anno. Ma perché siamo a Taormina con Ok Italia Parliamone? Perché Taormina è conosciuta in tutto il mondo ed è anche una porta di accesso privilegiata per scoprire l'intera Sicilia. La fiaccola della rinascita dovrebbe riaccendersi proprio nei territori del sud per espandersi nel mondo, perché soltanto il nostro paese affonda le sue radici nella Magna Grecia con i suoi fasti politici, economici, culturali e artistici. È ora dunque di riscoprire queste straordinarie radici? È arrivato forse il tempo di ricordarlo e avere un sussulto di sano orgoglio? Molti temi che avremo al centro del programma per valutare l'impatto del coronavirus che rischia di danneggiare durevolmente il nostro Made in Italy, e raccontare anche attraverso la voce dell'amministrazione comunale e dei tanti imprenditori locali un'Italia produttiva che con nuovi modelli di gestione contrasta questa terribile crisi. Ripresa, ripartenza, rilancio, rinascita, ricostruzione sono tutti termini che si incontrano e si intrecciano nel definire le prospettive nell'era coronavirus. Parole che poi tornano sempre dopo gravi crisi economiche, anche per segnare i cambiamenti rispetto al passato. Non sarà più come prima. Beh, solitamente si dice così, soprattutto dopo gravi crisi economiche, per sottolineare i tanti cambiamenti rispetto al passato. Poi di solito c'è sempre una fase di assestamento. Ma per la crisi indotta dalla pandemia Covid-19 la frase sembra però essere proprio reale, perché contemporaneamente è una crisi sociale e una crisi economica quella che stiamo vivendo, una crisi destinata a modificare i futuri modelli di comportamento e anche le stesse relazioni tra le persone. Oggi proveremo a porci alcune domande, proveremo attraverso la discussione e il confronto, e sempre in assenza di soluzioni univoche, a offrire dei possibili approcci di risposta. Tanti gli ospiti di Ok Italia Parliamone in questa tappa di Taormina per provare a dare qualche risposta. Infatti con noi abbiamo Francesca Del Nero, international speaker, coach, trainer, autrice, Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e anche professore di economia politica, Mario Bolognari, sindaco di Taormina, Giorgio Palmucci, presidente di Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, Pietro D'Agostino, chef stellato e titolare del ristorante gourmet La Capinera e anche del ristorante Casual, ma allo stesso tempo ricercato Chistè, Lorenzo Maraviglia, general manager del San Domenico Palace di Taormina, Tamako Sakiko Kemi, imprenditrice turistica Nippo Sicula, Salvatore Scalisi, imprenditore del settore del turismo, e ancora Maria Guardia Pappalardo, imprenditrice del settore della comunicazione, dell'informazione tecnologica e del broadcast televisivo, e anche amministratore di Videobank SPA. Iniziamo così il nostro viaggio nella splendida Taormina. Incontriamo ai microfoni di Ok Italia Parliamone per il nostro speciale Taormina per confrontarci sulla grave crisi economica legata alla pandemia Covid-19, ma anche sui cambiamenti rispetto al passato a cui dovremo abituarci. Francesca Del Nero, ve la presento brevemente, international speaker, coach, trainer, autrice. La Del Nero ha lavorato per molti anni come manager di banche d'affari e conosce a fondo dinamiche e sfide del mondo aziendale. Tra l'altro è anche la fondatrice della scuola internazionale School for Dreamers, nata per ispirare una nuova generazione di leader guidati dall'etica e dall'integrità. Importante anche ricordare che Dreamers Day è l'evento da lei creato e oramai da anni consolidato nel panorama internazionale. Benvenuta ad Ok Italia Parliamone, Del Nero. Buongiorno, grazie, onorata di partecipare a questa nuova edizione, grazie.
Come vedete, altro ospite oggi qui in trasmissione, abbiamo anche Gaetano Fausto Esposito, il direttore generale del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, ma anche professore di economia politica. Tra l'altro Esposito è anche autore di numerosi saggi e volumi sui temi dell'economia finanziaria e dello sviluppo, dell'economia industriale, ma anche dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Benvenuto anche a lei, Esposito. Grazie, grazie a voi per la partecipazione, per l'invito. Bene, iniziamo proprio con la Del Nero. Del Nero, è forse giunto il momento di sognare insieme un mondo che significa un nuovo modo di pensare e quindi di agire in tutti gli ambiti dell'esistenza. Secondo lei cosa porteremo di nuovo in questa ripartenza che ci aspetta? Porteremo ciò che siamo. Se da tutto questo ultimo anno abbiamo imparato qualcosa, porteremo ciò che abbiamo imparato. Quello che mi auguro è che nell'affrontare questa, chiamiamola crisi generale, quello che porteremo e che dovremmo avere capito è che dobbiamo mettere forza, coraggio, creatività, passione, fiducia nella ripartenza, perché senza queste emozioni, questi sentimenti porteremmo soltanto quello che eravamo prima, quindi un po' stanchi, un po' demotivati, magari un po' già trascinati da crisi precedenti. Quindi quello che posso augurare è che davvero possiamo portare il vigore che serve per affrontare questa grande difficoltà. Ecco, grazie Esposito. Lei invece ha scritto nel suo ultimo volumetto, nel suo ultimo libro, Lockdown Upside Down, che dopo la pandemia niente sarà veramente più come prima. Ma se guardiamo i dati macroeconomici, noi vediamo che sembra in atto comunque una fase di ripresa dal punto di vista economico sui mercati internazionali, e questo nonostante la pandemia continui ad imperversare nel mondo e sembra ancora essere un evento terribile. Secondo lei possiamo già confinare questa esperienza come un'esperienza delimitata nel tempo? Ma guardi, secondo me no, e faccio mie le parole molto più autorevoli del presidente Draghi, il quale nel discorso della fiducia al Parlamento ha messo in guardia dal considerare l'attuale situazione come quella di una lunga interruzione della corrente che poi ritorna e tutto riprende più o meno come prima. Ci sono tutta una serie di cambiamenti strutturali che sono dietro questa fase o sotto questa fase di ripresa, e anche diciamo il modo di concepire quelli che sono i tradizionali fenomeni di sviluppo si stanno fortemente cambiando. Cosa ci dice questa fase post pandemia, ma in realtà noi siamo ancora immersi nella pandemia? Ci dice che è vero che sta ricominciando il commercio internazionale, ma il commercio internazionale che si sta sviluppando e che rappresenta un traino per lo sviluppo è un commercio molto basato su imprese di maggiori dimensioni rispetto alle imprese precedenti, e questo porterà sicuramente un ulteriore ampliamento dei divari. In più, quando ritorniamo in una fase di sviluppo del trainato dall'export, abbiamo che le economie meno aperte sono economie che arrancano. E qua andiamo molto sulla Sicilia e sul nostro contesto di riferimento. La Sicilia non ha sofferto come altre aree maggiormente votate e vocate alle esportazioni in questa fase, perché la Sicilia ha una vocazione fondamentalmente terziaria. Io ricorderei che circa un quarto, diciamo, del prodotto è dovuto al commercio, distribuzione e quant'altro. Quindi in questa prima fase forse ha sofferto meno, ma nel momento in cui si riavvia un processo di sviluppo basato sul manifatturiero, che incide in maniera molto più bassa, diciamo, in Sicilia rispetto agli altri contesti, la Sicilia probabilmente sarà chiamata da un lato a non poter cogliere la fase di ripresa del manifatturiero, dall'altro lato invece a subire tutti quelli che sono i problemi connessi all'economia delle persone che si spostano e che in questo momento non possono spostarsi. Ecco, Del Nero, invece, secondo lei è possibile trasformare alcuni dei sentimenti che proviamo un po' tutti in questo periodo? Penso all'incertezza, alla rabbia, alla paura. Ecco, è possibile trasformare tutti questi sentimenti a nostro favore?
Io penso che sia doveroso e inevitabile. Se non facciamo questo sforzo, ci pieghiamo su noi stessi e possiamo solo metterci in ginocchio a piangere, insomma, o a pregare, ecco, che fa sempre bene. Quindi quello che penso è che dobbiamo evitare, se possibile, ma anche qui è una scelta, dobbiamo evitare tutte le fonti di ansia, di stress ulteriore, eccessivo, di paura. E le fonti primarie in questo momento, a mio modo di vedere, sono le notizie un po' che arrivano tutti i giorni, no? Non c'è bisogno di essere in contatto quotidiano e di farsi ammalare, inquinare l'animo dalle notizie quotidiane, perché più o meno quello che accade, accade, e non c'è bisogno di appesantirsi. Quindi fare una scelta rigorosa, direi, per non farsi appesantire ulteriormente. Già la situazione è complessa, è difficile, ma certo che se ci agganciamo quotidianamente a fonti ulteriori di stress, di ansia e di paura, non ci stiamo aiutando. Ecco, assolutamente sì. Esposito, per la Sicilia in che modo è possibile interpretare le tante contraddizioni di cui ci stava parlando prima? Ma guardi, la Sicilia è una regione straordinaria dal punto di vista economico e ricettivo, però poco ancora oggi, che non riesce ad attivare, nonostante i grossi sforzi dei governi nazionali e regionali, tutti i suoi potenziali di crescita. Allora, direi che in questa fase, soprattutto in Sicilia, noi stiamo constatando un po' uno sfilacciamento di alcune di quelle che sono le reti, quelle reti fiduciarie. Prima la Francesca Del Nero evidenziava il ruolo importante della fiducia, che nel passato, soprattutto in altre regioni, hanno tenuto insieme non soltanto il tessuto sociale della popolazione, ma hanno anche tenuto in piedi il tessuto economico. E quindi direi che dobbiamo cercare, bisogna cercare di valorizzare quelli che sono i fattori specifici partendo dagli aspetti di ordine culturale e riannodarli all'interno di una strategia che fa del settore dei servizi un punto importante, sapendo che noi in Sicilia abbiamo alcuni deficit che riguardano la capacità di connessione e di collegamento. Questi deficit si riverberano su di un indicatore che è una misura più completa di sviluppo, che è il cosiddetto BES, cioè benessere equo e sostenibile, che cerca di misurare le diverse componenti dell'economia e della società. Eppure vediamo che in Sicilia il BES ha valori strettamente più bassi di quelli non soltanto della media italiana, ma anche del Mezzogiorno, e ha dei valori più bassi soprattutto su quei fattori di connessione e di capacità fiduciaria, che invece per il rilancio futuro sono assolutamente essenziali. Chiudo con una battuta: la fiducia è importante a livello mondiale. C'è un rapporto mondiale, che è il World Happiness Report, che dimostra che via via che aumenta a livello mondiale la fiducia delle persone nel futuro, aumenta anche il livello di benessere. Quindi dobbiamo attivare questi circuiti per aumentare il livello di benessere anche a livello regionale. Ecco, benissimo. Del Nero, un'altra domanda per lei. Le chiedo in che modo ognuno di noi può gestire in maniera costruttiva questa fase delicata ed importante che stiamo vivendo? È proprio tutto estremamente connesso, cioè non c'è niente che noi vediamo nella realtà che non sia prima stato pensato, sentito, e quindi dobbiamo ricostruire quella connessione che un pochino abbiamo perso, se non del tutto, tra i nostri pensieri e le nostre emozioni, i nostri sentimenti e quello che generiamo nella vita poi di tutti i giorni, nelle imprese, nelle decisioni, nelle scelte. Cioè questa connessione va assolutamente ristabilita. E in più direi che il popolo siciliano, che ha delle origini straordinarie, che ha delle radici millenarie, dovrebbe tornare un po' a scuola, nel senso di ricordare chi è e la sua grandezza, per proprio, come dice il dottor Esposito,
riprendere quella fiducia, perché la fiducia parte da dentro, non c'è nessuno che ce la può regalare fuori, dobbiamo acquisirla da dentro. Allora, ricordare chi siamo come siciliani è una cosa fondamentale, perché va recuperata quella forza per poter poi agire e intraprendere in maniera costruttiva, in maniera visionaria anche, perché c'è bisogno anche di questo, di visione, che manca un pochino. Ecco, Esposito, la Del Nero parlava di visione, di fiducia, ma io chiedo a lei quali sono le maggiori problematicità che sono state indotte da questa crisi. Ma guardi, a livello complessivo sicuramente c'è stato un aumento delle disuguaglianze. Non soltanto delle disuguaglianze in termini di reddito, ma anche delle disuguaglianze in termini di capacità di affermare quelle che sono le proprie potenzialità. C'è un indicatore a riguardo importante, il tasso di disoccupazione. Ora, noi sappiamo che il tasso di disoccupazione in qualche modo misura il grado di inutilizzo di quello che è il capitale umano. Ecco, il valore del tasso di disoccupazione in Sicilia è doppio rispetto a quello che è il valore del tasso di disoccupazione in Italia. Quindi, e questo significa che moltissime persone che avrebbero la possibilità, diciamo, di contribuire a quello che è un processo più generale di sviluppo, si trovano in qualche modo limitate da questo punto di vista. Questo vale in particolare per quanto riguarda i giovani. Noi abbiamo che il tasso di disoccupazione giovanile è in maniera assolutamente abnorme, superiore rispetto alle altre. Qui recupero quello che diceva Francesca Del Nero. Abbiamo la necessità di rilanciare, anche in una prospettiva di sviluppo su quelle che sono le due transizioni gemelle, cioè quella digitale e quella ambientale, un processo di formazione e di sviluppo del capitale umano che sia coerente con questo. Perché la Sicilia, come spesso molte aree del Mezzogiorno, anche per cultura, ha un grande serbatoio inespresso di creatività. Però questa creatività, che è tipica, diciamo, anche, diciamo, dei giovani che sanno combinare in maniera inusuale quello che è il vecchio col nuovo, questa creatività deve essere incanalata sui due binari della digitalizzazione e della sfida green per poter produrre sviluppo. E su questo probabilmente bisognerà insistere. Ecco, Del Nero, lei prima parlava di Sicilia, e sulla Sicilia le faccio l'ultima domanda. Secondo lei la Sicilia è pronta a fare la sua parte in questo processo di rinnovamento? Guardi, io penso questo, che è pronta nella misura in cui fa e farà certe scelte, perché senza un rinnovamento del pensiero continueremo a produrre il passato, fotocopieremo quello che è sempre stato. Invece qui c'è bisogno di un nuovo pensiero. Allora immagino un tipo di formazione che potrebbe essere anche molto diffusa attraverso magari canali più locali, ma proprio per dare forza alle persone. C'è bisogno di coinvolgerle, di includere tutti, come diceva Esposito prima, includere tutti, perché ci sono delle creatività inespresse che sono negli angoli più disparati, che bisogna invece riunire, mettere insieme, e allora tutti insieme si può fare davvero la grande differenza e portare questa terra straordinaria a dei risultati magari impensati fino a prima. Ecco, Esposito, ultima domanda anche per lei. Siamo a Taormina, lo si vede anche dalla splendida immagine alle mie spalle, Taormina che è un vero e proprio gioiello siciliano, uno dei luoghi da visitare più belli al mondo, possiamo tranquillamente definirlo così. Ecco, il riferimento, quando parliamo di Taormina, è naturale il riferimento all'economia del turismo, anzi più che naturale è d'obbligo. Qual è la situazione al riguardo? La situazione è questa, che la Sicilia, come tutte le altre regioni d'Italia, ha perso molto nel turismo, probabilmente ha perso qualcosina in meno. Comunque abbiamo una perdita che è stata stimata l'anno scorso di circa 2 miliardi di fatturato nel turismo. La Taormina, come ho detto prima, è un'economia basata non soltanto sullo spostamento di merci, ma sullo spostamento di persone. Nel momento in cui ci sono delle forti limitazioni al riguardo, nascono delle preoccupazioni importanti. Queste preoccupazioni
in un contesto come quello di Taormina e del Messinese, che vede il 50% del turismo di componente estera, sicuramente per il 2021 rimarranno presenti. Quindi lo sviluppo sarà sostanzialmente legato a quella che è la componente italiana, anche perché i paesi di maggior presenza dei flussi turistici, che sono Germania, Francia, Regno Unito, ma anche Stati Uniti e in alcuni casi anche Australia, stanno avendo, diciamo, delle problematicità ancora forti che permarranno per l'anno in questione. Direi da questo punto di vista, per Taormina e per la Sicilia, si possono aprire due scenari. Le principali previsioni accreditate anche, diciamo, di SRM del gruppo Intesa San Paolo immagino uno scenario meno ottimistico, che comunque dovrebbe portare nell'anno in corso a circa 7 milioni in più di presenze. Questo potrebbe far recuperare circa il 50% delle presenze del 2019. Ci potrebbe essere anche uno scenario più ottimistico, che è quello di un recupero di oltre 11 milioni di presenze. In questo caso recupereremo circa il 75% del dato 2019. In ogni caso, però, tutte queste azioni vanno accompagnate ad una attività di riqualificazione in termini sanitari delle strutture e a un rilancio della promozione turistica, soprattutto attraverso i canali digitali, senza i quali anche il turismo italiano, tenuto conto che aumenterà la concorrenza di altre mete, rischia di essere, come dire, una componente che potrebbe creare qualche delusione invece che qualche prospettiva di sviluppo. Benissimo, allora io ringrazio nuovamente i miei graditissimi ospiti, Francesca Del Nero e Gaetano Fasto Esposito, per essere stati con noi, per aver cercato di dare qualche risposta senza aver la presunzione del sapere univoco alle tante domande che ci stiamo ponendo, e aver dato un'iniezione di fiducia ai nostri ascoltatori e soprattutto ad aver reso ancora più importante il ruolo e l'immagine di Taormina nel mondo. Grazie Del Nero e grazie Esposito. Grazie, grazie a lei, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Ed ora incontriamo ai microfoni di OK Italia Parliamone Mario Bolognari, sindaco di Taormina. Benvenuto ad OK Italia Parliamone, Bolognari. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Bolognari, Taormina e la sua amministrazione comunale, lei la conosce bene, in quanto ricordiamo che è già stato sindaco a Taormina dal dicembre del 1993 al maggio del 2002. Dopo 16 anni, nel 2018, è tornato a fare il sindaco di questo gioiello siciliano, di uno dei luoghi che possiamo definire più belli al mondo da visitare. Lei è anche poi un attento conoscitore della storia turistica della sua città e ricordiamo che nel 2013 ha pubblicato un libro che racconta gli anni che vanno dal 1880 al 1930, anni che hanno segnato realmente il decollo del turismo e la creazione anche del mito della Taormina, così come conosciuta dagli stranieri, dagli italiani, un pochino in tutto il mondo. Le chiedo, Bolognari, Taormina mantiene ancora la sua anima intatta, quell'anima magica che ha fatto innamorare di 6 milioni di turisti, tanto italiani quanto stranieri? Diciamo che sull'onda della nostalgia probabilmente tutti quanti i cittadini di Taormina, ma probabilmente anche molti visitatori legati a questo mito antico della città, tenderebbero a dire che non ha conservato quest'anima. Io francamente ritengo che alcuni tratti siano rimasti, in particolare le cose che a quel tempo fecero la fortuna di Taormina, e cioè dire la sua storia antica. Lei ha alle spalle il teatro greco-romano, la sua storia antica che è fondamentale, anzi uno degli obiettivi della nostra amministrazione è proprio quello di istituire il museo della storia antica di Taormina, insieme con la regione ovviamente, perché tutti i reperti archeologici della città si trovano o a Siracusa, nel grande museo Paolo Orsi, oppure nei musei palermitani, in particolare al Salinas. E recuperare questa memoria storica per noi sarebbe importante, perché è quella la radice del nostro successo. L'altro successo è sempre dietro le sue spalle, è l'Etna, e cioè dire questo campo lungo, questo sguardo verso il panorama, guardando il quale Goethe, nella seconda metà del Settecento, disse: beh, questo
se vi sedete sulla gradinata più alta del teatro, il panorama che state vedendo è, è il più bello del mondo. Detto da me non avrebbe molto senso, detto da Goethe, scritto nel suo viaggio in Italia, è diventato una delle pietre miliari del successo della città. Naturalmente che poi durante tutto il Novecento ci siano stati momenti di grande cambiamento, dovuto anche al cambiamento del mondo, ma al cambiamento soprattutto del mercato turistico internazionale. A quel tempo Taormina d'estate era vuota di turisti, invece oggi l'estate è piena di turisti ed è vuoto l'inverno. Quindi questo è un problema che non è stato deciso da Taormina, è stato deciso da un mercato complessivo, recuperare il quale probabilmente non è impresa impossibile. Anzi, adesso la sfida dovuta alla grande crisi pandemica che stiamo attraversando è proprio quella di recuperare questi elementi. Quindi anche ciò che abbiamo perduto lo possiamo recuperare, anzi lo dobbiamo recuperare. Ecco, diciamo una cosa importante, Broniari, il turismo è forse il settore, lo anticipava anche lei adesso nella sua risposta, che ha pagato e paga ancora le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia Covid-19. Sì. Per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, il turismo, ricordiamo, rappresenta un aspetto economico non indifferente, perché con il suo volume di affari di oltre 232 miliardi di euro costituisce il 13% del PIL italiano e genera 4,2 milioni di occupati nel settore. Questo discorso vale ancora di più per Taormina, principalmente fortemente legata al turismo e ad un turismo per lo più fatto di stranieri. Ecco, per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, non è sbagliato neanche pensare che cambierà il modo di fare le vacanze delle persone, tanto italiani quanto stranieri, la loro durata ed anche il periodo che potranno dedicare alle proprie vacanze. Le chiedo, Broniari, come sarà secondo lei il turismo a Taormina dopo la crisi Covid-19? Allora, premesso che naturalmente nessuno è in grado, perché io ho letto un po' tutti i report dei grandi istituti internazionali che stanno cercando di disegnare gli scenari futuri per quanto riguarda diverse tipologie di attività economica, ma in particolare il turismo e la cultura, perché le due cose inevitabilmente camminano insieme. Quando dico cultura intendo anche lo spettacolo, per esempio, ma questo è ovvio. Nessuno è in grado di dire che cosa succederà, perché il problema è che cosa succede nella testa delle persone, come reagiranno, come si sveglieranno domani. Sarà sufficiente che siamo tutti vaccinati e che la pandemia è stata sconfitta perché le cose riprendano così com'erano? Probabilmente no. Quindi, insomma, detto questo, quasi tutti gli osservatori sono abbastanza d'accordo nel ritenere che il turismo sarà intanto un turismo più lento, dove bisogna godersi di più particolari aspetti della vita locale che invece fino ad ora magari sono stati o trascurati oppure consumati velocemente, perché il crocierista si ferma un'ora e deve fare il pieno di tutte le bellezze locali. Questo rallentamento del turismo potrebbe portare a diverse conseguenze. Per esempio, una cosa che io ho notato nel 2020 già, a parte il crollo verticale ovviamente dei numeri, quei pochi numeri che abbiamo fatto, che sono il 28%, perché abbiamo avuto un calo del 72% rispetto all'anno precedente. E chiariamo, questo calo ovviamente legato alla presenza preponderante di turisti stranieri solitamente a Taormina. Perfetto. Allora, innanzitutto noi abbiamo nel 2019 l'85% delle presenze turistiche sono straniere. Ecco, nel 2020 il 50%. Chiaro. E quindi questo è già un indicatore. Quindi probabilmente spostamenti di breve durata, non grandi viaggi intercontinentali, non grande capacità di spostamento, perché questo impaurisce il turista. E probabilmente ci sono anche costi che nel frattempo aumentano. Per esempio nel trasporto aereo, perché se viaggia meno gente è chiaro che i costi, i prezzi aumentano. L'altra cosa che abbiamo notato è che il viaggio
ha riguardato una fascia di età più bassa rispetto alla media precedente, perché gli anziani hanno paura di spostarsi, hanno più difficoltà a seguire tutta la normativa e tutti i protocolli di sicurezza, sia durante il viaggio sia nel luogo di destinazione. Quindi insomma ci sono diverse ipotesi in campo. Quello che è importante è che probabilmente le persone vorranno fare un'esperienza più lunga, quindi si allungheranno i giorni medi della vacanza, che fino a questo momento sono di 3,2 giorni, probabilmente andremo a periodi più lunghi, perché chi si sposta rischiando e comunque sottomettendosi a tutta una serie di procedure complicate per farsi controllare e per controllare, inevitabilmente tenderà a prenotare delle vacanze un pochino più lunghe. Ma sono tutte ipotesi sulle quali stiamo ragionando anche come sistema economico con l'associazione degli albergatori, dei commercianti, proprio per cercare di non farci trovare impreparati rispetto ad una sfida che è certamente epocale. Ecco. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, cosa avranno pensato i nostri genitori? Su che cosa hanno puntato? Dopo una guerra distruttiva che, per esempio, aveva quasi completamente demolito le città tedesche. Cito la Germania perché, diciamo, è un bacino che ancora oggi è rimasto tra i più importanti del nostro turismo. Ebbene, insomma, che fine faranno gli americani? Che tipo di viaggi faranno? Insomma, è una bella sfida. Ecco, assolutamente sì. Ma secondo lei, Broniari, si potrebbe anche partire dall'iniziare a valorizzare e capitalizzare ciò che abbiamo? Sicuramente. Innumerevoli attrattori, tra cui anche ricordiamo il cibo, le tradizioni, che sono qualcosa che gli stranieri soprattutto adorano, e la nostra cultura? Questo sicuramente, cioè dire ciò che viene considerato tipico, cioè quello che io non posso conoscere a New York. Chiaro. O meglio, lo posso conoscere, ma intanto a costi esorbitanti e comunque sempre con una corruzione, come dire, del modello. No? Ecco, quando noi andiamo a mangiare al ristorante giapponese o cinese in Italia, ci illudiamo di mangiare cinese o giapponese, in realtà non è così. E questo vale per i ristoranti italiani. Quindi inevitabilmente queste cose tipiche sono quelle che possono spingere ad avere un'esperienza. Perché vado in Sicilia? Perché vado a Taormina? Perché lì probabilmente mangerò i gamberi o il pesce fresco dello Ionio, cose che in un'altra località del mondo io non posso assolutamente neanche immaginare di assaggiare. Poi c'è invece, ci sono due nicchie molto interessanti, soprattutto per modificare la stagionalità degli arrivi, che sono l'uso del Palazzo dei Congressi che noi abbiamo a Taormina, molto bello, perché è un Palazzo dei Congressi non spersonalizzante. Quando uno si trova là dentro non pensa di essere a Rimini o a Firenze, pensa di essere a Taormina, perché è tipico, è così, è un edificio accogliente, umano e anche ben costruito architettonicamente, in pieno centro storico. Quindi il congressista non ha l'idea di essere al lavoro, ma ha l'idea di essere in vacanza, e quindi può benissimo associare, per esempio durante l'inverno o l'autunno, l'attività professionale, scientifica, di conoscenza, con invece una vacanza, per esempio, per un accompagnatore, per la famiglia. Tutte le volte che si organizza un congresso a Taormina, mi dicono tutti gli organizzatori, le iscrizioni aumentano. Perché? Perché la gente pensa, me ne vado in Sicilia, me ne vado a Taormina, anche se è dicembre o è febbraio, ma posso fare una vacanza associata all'attività lavorativa e professionale. L'altra grande nicchia è quella delle fiere. Può apparire improprio, ma noi abbiamo due grandi parcheggi e abbiamo già sperimentato l'allestimento dei vani autobus, quindi sono vani molto ampi, molto alti e anche in piena sicurezza, che con poca spesa possono essere allestiti, cosa che è già stata fatta, come luoghi per accogliere delle fiere, del gioiello, del
di una tecnologia, dei telefonini, insomma se ne sono fatti di vario genere. Su questo noi pensiamo di puntare molto, perché appunto sono tutte attività che avvengono in periodi, chiamiamoli così, di bassa stagione, morti, e quindi possono portare quel livellamento per cui non ci saranno mai i numeri di prima, i picchi nei momenti di grande afflusso, ma ci sarà una distribuzione, quindi una compensazione di ciò che perdiamo in una parte della stagione, la recuperiamo in un'altra parte della stagione. Quindi turismo congressuale fieristico per poter combattere la stagionalità e portare una stagione più lunga, che non venga limitata all'estate come ci ha raccontato prima. Sì, guardi, noi abbiamo già pronta un bando pubblico europeo per la gestione dei servizi del Palazzo dei Congressi. Cioè lo vogliamo affidare a una società privata rinomata nel settore, che sarà selezionata da una commissione che guarderà i curricula delle diverse società che parteciperanno, perché vogliamo non accogliere congressi che già hanno deciso di svolgersi a Taormina, ma di captare dentro questo grosso mercato internazionale nuove iniziative. Ma questo lo può fare soltanto chi lavora in questo settore. Assolutamente sì, l'improvvisazione non paga più nonostante le bellezze del territorio, ma bisogna avere anche la professionalità per poter essere sempre più attrattori per questo tipo di... Sì. Io guardi, faccio sempre una polemica contro quella retorica che dice: noi in Sicilia non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, noi abbiamo il più grande patrimonio UNESCO, noi abbiamo... Sì, ma allora come mai siamo la regione prima per disoccupazione, per emigrazione lavorativa? Evidentemente c'è qualcosa che non va, ed è esattamente quello che dice lei, la capacità di programmazione, la capacità di prevedere il futuro e quindi di inserirsi dentro percorsi che non dobbiamo inventare noi, ci sono già, l'importante è intercettarli. Ecco, Sindaco Bolognari, Taormina ha anche un'altra particolarità. La particolarità è quella di avere tutto a portata di mano. In poco più di 2 chilometri quadrati abbiamo veramente tutto a portata di mano. Le chiedo, quali sono le iniziative che avete già messo in campo per favorire l'accessibilità alle vostre bellezze e allo stesso tempo, lo dicevamo anche prima, garantire la sicurezza dei turisti? Allora, sì, quello che dice lei è contenuto in uno studio di qualche anno fa che ha proprio segnato questo punto, e cioè dire Taormina è gradita al turista, perché il turista sa che a piedi e in un raggio limitato può avere il Teatro Antico, il Palazzo dei Congressi, 4 palazzi storici del 400, una via dello shopping pedonale e tutta una serie di il bar, il ristorante, i negozi, eccetera, e anche gli alberghi. Questa è la caratteristica di Taormina. Per puntare su questo, naturalmente noi, ma questo non perché c'è stata la pandemia, ma la pandemia è un incentivo ulteriore a fare bene in questo campo, perché la gente si deve sentire sicura, e quando diciamo sicurezza, certamente in questo momento la più importante è quella sanitaria, ma c'è anche la sicurezza contro il terrorismo, contro gli scippi, contro gli incidenti, contro tutta una serie di pericoli incombenti. Noi abbiamo rafforzato tutte le barriere che impediscono l'intromissione, lo sfondamento nella zona pedonale, e questo è importante. All'inizio è stata molto criticata, abbiamo messo proprio dei dissuasori molto pesanti che neanche un mezzo corazzato riesce a spostare. Questo è stato molto criticato perché in Sicilia, devo dire, siamo particolarmente bravi a criticare le novità, salvo poi ad apprezzarle successivamente, a diventare non più novità, ma fatti acquisiti. E abbiamo messo una serie di sbarre, stiamo ulteriormente, da lunedì partiamo con un senso unico ad entrare ed un senso unico ad uscire, per impedire che il doppio senso di circolazione possa diventare, oltre che un pericolo per i pedoni e una difficoltà del traffico, possa diventare anche un modo per controllare meglio. Abbiamo un progetto di Smart City che controllerà tutti gli accessi in città attraverso rilevazioni di telecamere e di sensori, in modo che se si creano blocchi o c'è un innalzamento dell'inquinamento atmosferico
o se c'è un pericolo incombente, questo viene segnalato e noi prendiamo le misure necessarie. Questo dovrebbe dare anche ai turisti il senso di trovarsi in un luogo appunto circoscritto, dove io posso avere tante cose che posso nell'arco della giornata realizzare, quindi divertirmi, ma nello stesso tempo sentirmi protetto da qualcuno che non è lì con il fucile e con l'elmetto e il giubbotto antiproiettile, cosa che è sempre, diciamo, un po' diciamo, orribile da vedere, ma capisco che c'è un controllo serio che previene ogni difficoltà e ogni pericolo. Poi, detto questo, è chiaro che l'incidente può sempre capitare, però diciamo, noi non abbiamo una storia di particolari incidenti. Anche il numero di furti, anche il numero di scippi sono veramente diluiti nel tempo e fatti assolutamente eccezionali. Persino quando il teatro veniva fino al 2019 riempito con 4.500 spettatori per concerti anche rock, quindi insomma che scaldavano il pubblico, sia l'ingresso sia il deflusso si è sempre svolto con grande ordine. Certo, adesso dobbiamo stare attenti anche al distanziamento, quindi inevitabilmente questi numeri non possono essere più ripetuti, però insomma la macchina organizzativa, e qui devo ringraziare le forze dell'ordine, tutti, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, protezione civile, mettiamo in campo veramente tutte le misure per impedire che ci siano sia dall'esterno che dall'interno pericoli all'incolumità delle persone. Bene, allora noi ringraziamo Mario Bolognari per averci accompagnato in questo viaggio in una Taormina accogliente e sicura. Potrei definirla così, Sindaco Bolognari? Allora, ho omesso di dire forse la cosa che interessa di più anche ad un pubblico siciliano, italiano, perché puntiamo molto sul turismo di prossimità. Adesso abbiamo scoperto questa nuova frontiera e i siciliani amano Taormina. E i siciliani devono sapere che gli alberghi di Taormina sono già dallo scorso anno organizzati per il rispetto del protocollo sanitario che è stato concordato ed è stato emanato con i decreti del Ministro della Salute italiano in modo molto rigoroso, molto rigoroso. Qualche ospite nel 2020 è risultato positivo, sono scattate immediatamente le misure di controllo e di sicurezza. Tutto ha funzionato perfettamente e questo naturalmente è replicato, replicabile nel 2021 e nel 2022, per cui insomma bisogna sapere che ci saranno questi protocolli molto rigidi, molto rigorosi. Basta attenersi alle prescrizioni e tutto procede tranquillamente. Stiamo puntando adesso su una vaccinazione di massa, non solo per i residenti di Taormina, ma anche per tutti coloro che nell'Interland lavorano nel settore turistico, in modo che il cittadino americano che domani dovesse decidere di venire in Sicilia sa che ci sono delle zone dove la vaccinazione è stata fatta a livello di massa con un'adesione superiore all'80% e quindi siamo tranquilli che possiamo accogliere in sicurezza per noi, ma in sicurezza anche per i nostri ospiti, tutti coloro i quali vorranno venire in città. Quindi presto una Taormina COVID free. Un'ultima domanda, Sindaco Bolognari, alle mie spalle, lo diceva lei prima, c'è un gioiello veramente da preservare per sempre. Quando questo gioiello potrà tornare ad essere visitato? Allora, la visita, chiamiamola archeologica, apre lunedì 8 marzo. Ah, perfetto, quindi siamo veramente... Quindi siamo tranquilli, verrà nel pomeriggio a fare visita l'assessore Samonà, l'assessore regionale ai beni culturali, che ringrazio perché già è successo nel 2020 quando abbiamo riaperto, egli si è fatto trovare qui per dare un segno di vicinanza, di sottolineatura dell'importanza di tutto questo. Il teatro antico di Taormina nel 2019 ha totalizzato circa 1 milione di ingressi, non con gli spettacoli, cioè esclusi gli spettacoli serali,
un milione di ingressi della visita archeologica. Questo è importantissimo, significa avere un attrattore turistico che non ha rivali se non la Valle dei Templi, che più o meno si trova a questi stessi numeri, e dopodiché nel Mezzogiorno d'Italia abbiamo soltanto Pompei a questo livello. Quindi insomma, teniamocelo stretto come patrimonio che ci appartiene a tutti i siciliani. Il teatro è gestione comunale o del Ministero? No, no, il teatro è patrimonio che fuori dalla Sicilia si chiamerebbe patrimonio nazionale. In Sicilia, poiché abbiamo competenza esclusiva con lo statuto autonomistico siciliano e regionale, ma è come se fosse Pompei, quindi è gestito dalla regione, in altre parti d'Italia sarebbe gestito dal Ministero dei Beni Culturali. Molto bene, grazie ancora Bolognani per essere stato ai microfoni di OK Italia Parliamone, e sicuramente tantissime persone affolleranno di nuovo come merita la splendida Taormina. Arrivederci e grazie per la sua presenza. Buona giornata, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. Ed ecco che incontriamo ai microfoni di OK Italia Parliamone Giorgio Palmucci, presidente di ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Benvenuto ad OK Italia Parliamone, Palmucci. Grazie mille dell'invito e buongiorno a tutti. Palmucci, Taormina è fortemente legata al turismo, perché ricordiamo che il turismo è la principale fonte di economia e di occupazione per gli abitanti di questo vero e proprio gioiello siciliano, ma anche di tanti altri paesi vicini. Il turismo, lo sappiamo, è forse il settore che ha pagato e continua a pagare ancora oggi le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia Covid-19, e questo discorso possiamo dire che vale ancora di più per Taormina, principalmente fortemente legata al turismo e ad un turismo per lo più di stranieri, che dallo scorso anno purtroppo si è quasi del tutto azzerato. Le chiedo, Palmucci, che ruolo avrà l'Agenzia Nazionale del Turismo per aiutare il nostro paese a ritornare ad essere una meta attrattiva? Guardi, questa è veramente una domanda importante in un momento come questo, in cui tra l'altro la situazione della diffusione pandemica si sta deteriorando nonostante la distribuzione dei vaccini, e quindi in questo periodo in cui stiamo rientrando in moltissime regioni in fascia rossa e in zona rossa, stiamo tutti come Agenzia Nazionale del Turismo, avevamo rallentato e quindi nella preparazione del nostro piano 2021, che normalmente noi il piano dell'anno successivo lo presentiamo ovviamente prima, quindi verso settembre, ma in quest'anno l'abbiamo presentato al nuovo ministro settimana scorsa, perché si voleva vedere un attimino quella che è l'evoluzione della pandemia. Come lei giustamente ha ricordato, Taormina, la Sicilia sono delle destinazioni importantissime per quanto riguarda il turismo nel nostro paese, e a Taormina in particolare ha avuto negli ultimi anni una crescita molto importante del turismo, e soprattutto del turismo internazionale e intercontinentale, quindi il turismo americano, il turismo asiatico. E quindi durante quest'anno di lockdown vari, ha sofferto come le grandi città d'arte, come altre destinazioni come Capri Ischia, ma anche Taormina, ha visto l'assenza totale del turismo americano, del turismo sull'est asiatico, ma soprattutto del turismo americano, che in Italia rappresenta più del 12,5% dei turisti stranieri, e città d'arte e queste destinazioni come Taormina vivono in gran parte di questo turismo intercontinentale, per cui l'assenza non ha potuto essere compensata da un turismo domestico, da un turismo solo europeo. Quello è chiaro che però in questo momento noi non possiamo che cercare di lavorare su obiettivi sul mercato interno in primis, e in secondo luogo sui paesi, sui mercati stranieri di prossimità, perché fin tanto che non verranno ripristinate le rotte intercontinentali, nel momento in cui il trasporto aereo quindi non ritornerà a rivedere una crescita dopo un meno 90% che ha visto nel corso di tutto il 2020, di questa parte del 2021, cioè bisogna per forza cercare di compensare con i paesi europei, ripeto, e con un turismo domestico, che è importante, perché ricordiamo comunque che rispetto a paesi come la Spagna, rispetto a paesi come la Grecia, noi abbiamo circa un 50% di turisti italiani e 50% di turisti stranieri, e dobbiamo far conoscere di più quello che è il nostro paese. Quindi molto
importante è fare in modo che gli italiani conoscano l'Italia e visitino anche quelle zone che sono meno conosciute rispetto a quelle che sono di solito Roma, Firenze, Venezia, che sicuramente hanno bisogno di turisti, ma noi abbiamo così tanto da offrire nel nostro paese. Una regione come la Sicilia in particolare potrebbe veramente avere turisti durante tutto l'arco dell'anno. Quindi nel nostro piano di promozione per il 2021 abbiamo previsto storytelling, continuare a raccontare soprattutto nei paesi dai quali i turisti non possono ancora venire, non possono ancora quindi arrivare nel nostro paese, a poter cercare di mantenere un filo di discorso, quindi fare in modo di vedere, continuare a considerare l'Italia come la destinazione più desiderata dai turisti di ogni parte del mondo. Ecco, c'è un altro aspetto molto importante su cui Taormina ha deciso di puntare molto. Parliamo del turismo congressuale, perché Taormina può giustamente essere una meta ambita durante tutto l'anno e non soltanto durante la stagione estiva. Bisogna ovviamente darsi da fare molto in momento di difficoltà come quella che giustamente ci stava rappresentando lei. Quanto può essere vincente la scelta di puntare anche sul turismo congressuale per una realtà come Taormina? A noi crediamo moltissimo a quello che è il turismo congressuale. È chiaro che pre-Covid noi già a livello di promozione avevamo circa un 70% di promozione per quel che riguarda il leisure classico e un 30% destinato a tutto quello che riguarda la promozione del turismo MICE, incentive e congressi. Che ovviamente l'effetto Covid ha creato problemi molto più di più lungo termine per questo settore, perché ovviamente il discorso del distanziamento, le misure che devono essere prese per garantire, evitare gli assembramenti, eccetera, faranno ripartire con un certo ritardo il turismo congressuale rispetto al turismo leisure. Per questo noi prevediamo nel piano 2021 di concentrare uno sforzo maggiore proprio per la ripresa, sapendo che gli operatori e quindi anche a Taormina stanno lavorando e lavorano proprio per poter garantire quello che è la sicurezza, che diventa la variabile fondamentale nella scelta di una destinazione, quindi una destinazione sia di vacanza ma sia anche per meeting e congressi. Quindi io ritengo che il settore del cosiddetto MICE riprenderà un po' più tardi rispetto al resto dei flussi turistici, ma è giusto investire e puntare su di questo proprio per destagionalizzare e per rendere una destinazione più attrattiva anche nei periodi non destinati alla classica villeggiatura. Chiaro, chiarissimo. Ecco, lei parlava di sicurezza. Io le faccio una domanda un po' più ampia adesso. Per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, forse non è sbagliato pensare che cambierà completamente il modo di fare le vacanze, la loro durata ed anche il periodo. Giustamente l'aspetto della sicurezza nei luoghi di vacanza sarà sicuramente un aspetto veramente tenuto a mente da tutti coloro che vogliono girare il mondo e girare la nostra splendida penisola. A quale tipo di turismo, secondo lei, Palmucci, dovremo abituarci dopo la crisi Covid-19? Sicuramente tutto quello che stiamo vivendo in ogni parte del mondo ha un'influenza notevole anche da un punto di vista psicologico, per cui al di là del fatto che siamo tutti ottimisti su quello che è il superamento di questa situazione attraverso le campagne vaccinali, attraverso tutte quelle che sono le misure che sono state prese nei diversi paesi del mondo. Però è vero che da un punto di vista, ripeto, psicologico, le conseguenze si vedranno anche nel medio e lungo termine. Per cui il concetto di sicurezza diventa fondamentale nella scelta della destinazione. Noi abbiamo fatto un sondaggio già alla fine dell'estate, abbiamo intervistato più di 4.000 turisti italiani e stranieri che avevano passato le loro vacanze in Italia e abbiamo visto che comunque avevano molto apprezzato, più dell'85% aveva apprezzato gli sforzi e le misure prese dagli operatori dai nostri enti pubblici per poter garantire questa sicurezza. Non potremo mai dire che siamo COVID free, nessuno nello scorso anno né adesso può dire
sì, ci si può vaccinare, tutto quello che si vuole, però, ripeto, l'85% che diceva che l'Italia era una destinazione comunque sicura perché tutti gli operatori di qualsiasi tipo si erano dati da fare per poter garantire queste condizioni di sicurezza. E di conseguenza io penso che anche in futuro il turista cercherà di evitare quelle destinazioni, o comunque di evitare di fare un turismo in luoghi in cui magari nel passato abbiamo vissuto fenomeni di overtourism e quindi di concentrazione di persone nello stesso luogo. E quindi bisogna cercare proprio di deconcentrare, destagionalizzare, ed è questo che cercherà il turista, cercando di avere, di poter godere di quella che è una vacanza nel nostro paese, in Sicilia in modo specifico, visto che stiamo parlando di Taormina e della Sicilia, in maniera meno concentrata, probabilmente con la possibilità quindi di vedere un allungamento della durata media del soggiorno per poter cercare di non attrarre un turismo mordi e fuggi, un turismo che poi anche da un punto di vista del valore aggiunto lascia poco sul territorio. Per cui un cambiamento sicuramente della modalità di vacanza, ma allo stesso tempo un diverso approccio da parte degli operatori nell'accoglienza, in maniera tale, ripeto, da poter permettere al turista, al viaggiatore, di poter dimenticare quello che sono i problemi della vita quotidiana e di quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Per cui, venendo in vacanza, riuscire a dargli quel relax senza che questo diventi un eccesso, cioè senza che la vacanza diventi una vacanza, tra virgolette, ospedaliera. Quindi non bisogna mantenere e garantire una sicurezza, ma senza che questo diventi opprimente, ma che sia, permetta quindi invece di vivere le emozioni che il nostro paese può dare. Ecco, un'ultima domanda. Secondo lei, proprio in virtù di quello che ci stava raccontando adesso, il turista, proprio per un bisogno di sicurezza, per non essere oltremodo gravato da percorsi di dispositivi di protezione individuale e altre cose, una volta che raggiungerà una meta, ci rimarrà più tempo piuttosto che fare una serie di vacanze itineranti, secondo lei? Ma guardi, qui dipenderà molto, ripeto, anche dalla ripresa anche dei settori economici, per cui in questo momento è chiaro che ripartirà prima un turismo più alto spendente, che quindi è stato meno toccato anche economicamente dagli effetti della pandemia. E quindi è un turismo che normalmente è anche ha una durata media di permanenza più lunga. Certo. Quello che io penso è che comunque l'effetto dei lockdown ci porterà e sta portandoci a voler riprendere a viaggiare, e per cui allo stesso tempo secondo me ci saranno comunque anche più long weekend, più distacchi da quella che è la vita quotidiana, e quindi che oltre che la vacanza lunga anche la scoperta di una città, la scoperta di un territorio, sia per quanto riguarda gli italiani ma in generale anche per quanto riguarda i turisti che vengono dall'estero. Quindi sì, da un lato una permanenza più lunga, ma allo stesso tempo la voglia di avere più frequentemente dei momenti di scoperta e di distacco dopo un periodo così di chiusura anche mentale nelle proprie case, senza poter incontrare altre persone, non soltanto familiari, per incontrare nuove culture e poter scoprire questo, quanto il nostro paese può offrire. Benissimo, Paul Bucci, io la ringrazio anche per l'iniezione di fiducia che dà alla ripresa del turismo nel nostro paese, e continuate ovviamente in questa direzione, perché ecco, ricordiamo che il PIL dell'Italia per oltre il 12% è rappresentato dal turismo, e forse possiamo anche approfittare di questo grande momento di riflessione, io lo definirei così, per far sì che il PIL legato al turismo cresca ancora, perché abbiamo tante bellezze, tanti attrattori culturali, dobbiamo veramente valorizzarli tutti. Grazie ancora per essere stato con noi, Bucci. Grazie. Grazie mille. Incontriamo oggi ai microfoni di OK Italia Parliamone Pietro D'Agostino, chef stellato e titolare del ristorante gourmet La Capinera e del ristorante casual, ma allo stesso tempo ricercato Chistè. Benvenuto ad OK Italia Parliamone, D'Agostino.
Benvenuto, grazie mille a tutti. Grazie a te. Raccontiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori un pochino di storia, raccontiamo chi è Pietro D'Agostino, perché la storia di Pietro D'Agostino è una storia che oserei dire affascinante, tutta all'insegna della passione e dell'amore per la cucina e la sua terra. Dopo l'Accademia Culinaria nella sua Taormina, a 21 anni, D'Agostino vola a Londra, Hyde Park, e dopo 2 anni lo troviamo in Costa Rica, dove inaugura il ristorante del Grand Hotel Costa Smeralda. Continua la sua esperienza ricca di successi all'estero e a 28 anni però riesce a tornare in Italia come executive chef del ristorante Torpedo dell'Hotel Meridien Lingotto di Torino. Per intenderci, cucinava con la sua brigata per tutti i giocatori e lo staff della Juventus. Ma a 30 anni lo ha chiamato il ristorante Il Gatto Pardo, il Grand Hotel Mazzarossi Palace a Taormina, a dirigere una cucina di ben 22 chef, quindi torna a Taormina. Ma raccontiamo una cosa importante, il vero sogno di Pietro D'Agostino si avvera però l'anno dopo, quando riesce ad aprire un suo ristorante, la Capinera, dove si dedica ad esaltare le ricchezze della cucina siciliana con una creatività intelligente e innovativa. Tanti sono stati i riconoscimenti internazionali ricevuti, tra cui ricordiamo giusto ad esempio la stella Michelin nel 2008. Ed Agostino oggi per OK Italia Parliamone ci svelerà alcuni segreti del suo prezioso interpretare l'arte culinaria, perché di una vera e propria arte si parla, arte culinaria che rappresenta, possiamo dirlo, un'eccellenza del territorio di Taormina. D'Agostino, la prima domanda è questa: ma come nasce in lei la passione che la spinge a trasformare la cucina in un lavoro e in una vera e propria arte da tramandare? Ma intanto, come tutti sanno, diciamo, nelle nostre famiglie le nonne sono i grandi chef. Nonna Vincenzina e nonna Giorgina sono state i miei primi due chef che mi hanno, diciamo, spianato la strada, perché entrambe erano due bravissime chef, due bravissime cuoche, non di professione, ma diciamo a casa, perché in Sicilia, lo sapete, le famiglie sono molto numerose. Allora mi è scattata lì la molla a 5 anni, che seguivo nonna Vincenzina durante le sue preparazioni. Allora aveva ancora la stufa a carbone, metteva il carbone, metteva la legna, e metteva su il ragù che aveva una lunga cottura in questi tegami di coccio. Per cui lì scatta questa tradizione che poi successivamente diventa il mio lavoro. Ecco, è importante dire che da anni lei porta avanti con anche dei laboratori didattici, dei cooking lab, che sono delle vere e proprie lezioni di cucina che sono dedicate ai bambini per un'educazione alla percezione sensoriale e anche alla degustazione dei sapori, alla conoscenza della bontà di uno stile nutritivo salutare. Quanto è importante che le nuove generazioni acquisiscano queste conoscenze e competenze, un po' quelle che lei ci ha raccontato di quando sedeva a fianco alle due nonne, materna e paterna, proprio per vederle incantato mentre cucinavano delle prelibatezze? Ma oggi, secondo me, bisogna avvicinarsi molto alla cucina, perché non ci dimentichiamo che noi siamo ciò che mangiamo. Nasce questo laboratorio per giovanissimi, dai 7 anni in su, fino ai 14-16 anni, avevo avuto anche richieste per i 16 anni. Perché? Perché l'amore per il territorio, l'amore per la materia prima è fondamentale. E poi non ci dimentichiamo che i bambini sono gli adulti del futuro, per cui dobbiamo investire su di loro per un futuro migliore. Stiamo andando nella sostenibilità, stiamo andando nel green, per cui con l'uso della materia prima, di una materia prima naturale, biologica, possibilmente a chilometro zero, è importante. E durante questo lockdown, questa pandemia, molti hanno capito che la qualità è fondamentale. Possiamo anche notare che molti giovanissimi si approcciano all'alta ristorazione. Io, con un'associazione di cui faccio parte, che è Giovani Ristoratori d'Europa, GERE, abbiamo fatto un progetto l'anno scorso per i 25 anni dell'associazione. In pratica, gli under 25 godevano di un menù degustazione di 6-8 portate a un prezzo molto
competitivo. Diciamo, questo per far sì che il bambino si approcciasse, il giovanissimo si approcciasse all'alta ristorazione non avendo quel timore, spendo tanto, perché spendo tanto, e ovviamente non hanno le tasche per consumare. Però devo dire che... eccessivi. E questa è un'iniziativa molto importante, ma un'iniziativa che va ancora avanti, D'Agostino? Sì, va ancora avanti, sì. Con i Gerè, diciamo, poi durante questo periodo di chiusura ci sono tante bellissime iniziative, anche per gli adulti, e vanno avanti. Tra le altre cose, a marzo, adesso uscirà, fine marzo uscirà il mio libro, dove racconto un pochettino il percorso della mia carriera, i miei 17 anni di capinera, perché quest'anno abbiamo fatto 17 anni, e dove racconto tutti i miei aneddoti, dove racconto un pochettino il territorio, la materia prima, e ovviamente i miei piatti, questi 17 anni di piatti della capinera, i grandi classici un pochettino, che non tramontano mai. Ecco, parlava dei grandi classici, lei è uno degli ambasciatori della cucina siciliana nel mondo, perché sceglie anche personalmente tutte le forniture degli ingredienti che finiscono poi sulla sua tavola. Una scelta che lei fa anche con grande attenzione alle linee di alimenti biologici, come ci raccontava anche prima. Ma quanto è importante davvero la materia prima in cucina per riuscire a creare delle pietanze di qualità? La materia prima è fondamentale, perché diciamo, se tu hai già un ingrediente eccelso, per cui può essere il pesce appena pescato, piuttosto che la carne, piuttosto che le verdure, dobbiamo lavorare principalmente sulle verdure di stagione poi. Sì, territorio, ma stagione. Oggi ci sono i carciofi, consumiamo i carciofi, gli asparagi, non andremo a consumare la melanzana che è già in tardo maggio, diciamo, quando inizierà un po' più tardi. Diciamo, utilizziamo degli ingredienti tipo le zucchine, cioè gli ingredienti che in primavera ci regalano, il territorio ci regala. E un'altra cosa fondamentale, sono ambasciatore, io ogni anno giro il mondo e con me in valigia porto sempre i miei ingredienti, porto i miei capperi di salina, piuttosto che la mandorla pizzuta di avola, l'origano raccolto che è un profumo inebriante, diciamo, porto i pomodori secchi, porto quegli ingredienti che quando ovviamente li faccio degustare i commensali rimangono un pochettino a bocca aperta, perché sono degli ingredienti meravigliosi che hanno un sapore molto identificativo di un territorio, che poi è la Sicilia. E fanno indubbiamente la differenza quando poi arriva il piatto in tavola, danno quel valore aggiunto forse a ogni singola pietanza. Sì. Ma infatti, D'Agostino, lei oltre alla capinera ha dato vita, proprio per seguire questa sua passione, anche nel cuore di Taormina, ad un contenitore gastronomico, possiamo definirlo così, che si chiama il Chistè, che è una formula easy gourmet con una cucina, possiamo definirla essenziale, che mette in evidenza la straordinaria bontà di ingredienti esclusivamente prodotti in Sicilia. Nel Chistè lei propone un'ottima cucina regionale a un prezzo corretto, poi in linea con quello che fa con l'Associazione dei Giovani Cuochi Europei, e per di più c'è anche l'aggiunta, avete abbinate alle pietanze anche degli originali cocktail, leggevo, che sono arricchiti anche di ingredienti autoctoni, come ad esempio il miele di Nespolo o il famosissimo Zibibbo. Le chiedo, D'Agostino, il Chistè fa anche lui parte del suo progetto di avvicinare tutti alla buona cucina e alla valorizzazione dei prodotti della sua terra? Assolutamente sì, confermo, perché diciamo il Chistè nasce nel 2017 per mia volontà e di mia moglie Morena, che diciamo mi segue in questa avventura, perché diciamo lei faceva parte dell'hotellerie ma non era nel mondo della ristorazione. Lì è una cucina con diverse contaminazioni, perché diciamo non ci dimentichiamo che queste contaminazioni arrivano dalle varie dominazioni che abbiamo avuto in passato in Sicilia, dagli spagnoli agli arabi, no? E Chistè nasce anche, questo nome è stato studiato perché all'interno del Chistè ci sono due anfore greche, e Chistè in greco vuol dire anfora, cisterna, dove i greci raccoglievano l'acqua. Questo qua ha un doppio significato. E poi ha un altro significato, che Chistè in tutti i dialetti italiani, dal nord al sud, Chistè vuol dire questo è.
Poi con varie pronunce, ovviamente a Milano lo pronunceranno in un modo diverso, noi al sud lo pronunceremo in un altro modo, però diciamo il significato è quello, questo è una cucina netta, sincera, che racconta un pochettino un territorio, la stagionalità di un territorio con le varie influenze, con le varie contaminazioni, ha un prezzo molto più abbordabile perché diciamo utilizziamo una materia prima un pochettino più povera, però allo stesso tempo la impreziosiamo con le mie mani sapienti che la valorizzano al 100%. Ecco, il suo impegno però non si ferma a questi due ristoranti, abbiamo detto la Capinera e Chistè, e ai laboratori di cucina che vanno anche molto bene, perché ultimamente lei ha lanciato anche una propria linea di prodotti che è disponibile con il marchio Io Pietro D'Agostino, e tutti i prodotti che sono da lei direttamente selezionati. Le chiedo, D'Agostino, qual è il mercato di riferimento a cui lei ha pensato per questa sua nuova avventura? Un mercato interno siciliano e italiano o per il mercato straniero? Ma diciamo il mercato è un po' variegato, perché durante questo periodo di... Allora, noi siamo partiti con la richiesta di molti commensali: ah, mi vendi l'olio che ho utilizzato per la mia zuppa? Mi vendi la pasta che ho utilizzato per il mio primo piatto? Al che... diciamo con mia moglie sempre e le mie due sorelle Cinzia e Giorgia, che mi coadiuvano ovviamente in sala nelle Capinera e nella Chistè, diciamo che utilizzavamo questi prodotti anche per la vendita, al che durante un nostro meeting ho lanciato l'idea, ho detto: perché non mettiamo un marchio Io Pietro D'Agostino? Io Pietro D'Agostino nasce perché? Perché io li consumo, io li utilizzo nella mia cucina, io li metto la mia faccia, perché ovviamente mettendoci la faccia deve essere un prodotto di alto livello, e io li vendo, e io li propongo. E non ci dimentichiamo che dietro ogni ingrediente c'è sudore umano, sacrifici di uomini e donne che lavorano la terra e tutt'oggi. Noi abbiamo la fortuna che viviamo in un territorio dove ancora l'agricoltura è molto presente ed è fatta da mani sapienti di uomini e donne. C'è ancora l'artigiano, l'agricoltore che viene lì e mi porta le zucchine piuttosto che gli asparagi, il finocchietto selvatico. Io mi ricordo quando aprì la Capinera, arriva questa macchina, una 127, una Fiat, ci ricordiamo, la 127 era bianca. Apre il cofano, mi fa, dici in siciliano, mi fa arrigriati. Arrigriati vuol dire guarda e godi questo panorama, che c'erano dalle cime di rapa alle zucchine, alla melanzana, c'era un ben di Dio che era tutto siciliano al 100%. E questo qua inizialmente nel mio cooking lab nasce per il siciliano, però poi gli stranieri mi domandavano: ma lei fa i corsi di cucina? Ma lei fa i corsi di cucina? Anche diciamo, ci lanciamo in questo nuovo progetto, sempre con mia moglie e le mie due sorelle, a avviare questa scuola di cucina, che comunque tutt'oggi è molto attiva. Oh, Deusino, mi viene da farle però una domanda, e vado nella sfera anche personale adesso, perché lei ha dimostrato anche durante questa intervista di essere un eclettico, tanto ristoratore, quanto esperto di cucina, quanto anche imprenditore, con le varie attività che ha messo in campo e che stanno tutte riscuotendo un notevole successo. Ma perché Taormina? Perché ha deciso di rimanere a Taormina una volta tornato a 28 anni e non ha deciso magari di esportare la sua arte, di trasferirsi, magari anche per insegnare l'arte culinaria di cui lei è maestro, in qualsiasi altra parte del mondo dove magari avrebbe potuto avere successi ancora più importanti di quelli che giustamente oggi le riconosce la sua Taormina, la sua Sicilia? Io ho girato tantissimo, dopo aver lavorato in giro per il mondo, tuttora viaggio per il mondo, però quando io tocco la mia Sicilia, rientro, mi viene la pelle d'oca, e tuttora mi sta venendo la pelle d'oca, perché è un'emozione. Taormina perché è la mia città natale. Io sono nato a Taormina, sono di Taormina, la mia famiglia sono tutti di Taormina. Sì, ovviamente è un posto che è unico al mondo, perché è una perla rara, perché Dio, quando creò Taormina, prese il mondo, diede un bacio e lì nacque Taormina. Bella definizione. E lì, diciamo, sono tornato perché nel mio pellegrinaggio in giro per il mondo sono stato in India, dove
prima della pandemia stavamo iniziando con tramite le varie ambasciate ad aprire una scuola di cucina italiana, poi ovviamente si è tutto fermato causa Covid, però ripartirà ovviamente in tempi migliori. E sono stato in Thailandia, anche per questo, diciamo, questo mio pellegrinaggio fa sì che la cucina abbia un po' di diverse contaminazioni, che non vogliono dire che è un copiare la cucina altrui, ma è un vederla in occhi diversi, magari delle cotture, che ho imparato delle cotture in Giappone, ho imparato in Thailandia, in India. Durante questo giro vagare ho appreso tantissime nozioni sulle cotture, sulle varie contaminazioni, sulle varie abbinamento di spezie, perché loro utilizzano molte spezie, noi anche utilizziamo delle spezie un po' più gentili, perché non aggrediamo molto i nostri ingredienti, però ci sono, dalla curcuma piuttosto che lo zafferano, 1622, gli spagnoli, dominazione spagnola, l'agrodolce, l'uso di ingredienti tipo nella pasta con le sarde, metti l'uva passa, il finocchietto selvatico, metti i pinoli, metti lo zafferano, metti la l'uva passa che ti dà questa sensazione dolciastra e ti dà emozione al palato. Meglio di questo non si può. La mia terra, poi alle spalle sue abbiamo l'Etna e il Teatro Greco, è un'emozione. Io mi ricordo durante una mia uscita, ero al Teatro Greco di Taormina, c'era Laura Pausini, e no, durante una sua performance disse, era maggio, guardò l'Etna e disse: stamattina ero prima in spiaggia a fare il bagno, alle 2 mi hanno portato sull'Etna a 3000 metri a toccare la neve, e sono le 7:30, c'è un tramonto mozzafiato e sono qua in questo bellissimo teatro antico di Taormina. Cioè, cosa vuoi di più? Mare, sole, neve, arte, cultura, c'è tutto insieme. Molta cultura. Sì, perché a Taormina c'è molta arte, tutta la Sicilia, molta cultura, molto, c'è molto tanto da vedere. D'Agostino, io la ringrazio per essere stato con noi ad Occhio Italia Parliamone, ma soprattutto per essere riuscito con una grande semplicità a trasmettere la passione con cui lei vive la sua cucina, vive i prodotti del territorio e possiamo veramente definirla a pieno titolo un ambasciatore, ma anche dalle ultime sue belle parole verso la terra di origine, ma nella quale lei ha deciso di tornare a vivere, ed è stata una decisione veramente felice e condivisibile. Si vede che fa di tutto quotidianamente per tenere alto il buon nome di Taormina, della Sicilia, del nostro paese Italia in giro per il mondo. Grazie ancora, e sicuramente tantissimi dei nostri ascoltatori di Occhio Italia Parliamone busseranno presto, appena si potrà, appena la pandemia ce lo permetterà, alle porte sia della Capinera che del Chistè, per ammirare e gustare tutti i suoi piatti, ma soprattutto per conoscerla e per farsi raccontare anche dal vivo qualche nuova emozione. Grazie per essere stato con noi, a prestissimo. Grazie, grazie a voi, viva Taormina, forza Taormina. Grazie. Ed ecco che incontriamo ai microfoni di Occhio Italia Parliamone Lorenzo Maraviglia, General Manager del San Domenico Palace di Taormina. Benvenuto Maraviglia. Benvenuto, grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Benissimo, innanzitutto raccontiamo ai nostri ascoltatori chi è Lorenzo Maraviglia. Lorenzo Maraviglia è da sempre impegnato nel mondo della ristorazione e dell'hotellerie, e nel 2015 entra nel gruppo Four Seasons, multinazionale canadese, attiva nell'ospitalità di lusso, ricordiamo, con oltre 100 hotel in tutto il mondo. E rientra in Italia dopo l'esperienza appunto dal 2015 a oggi a Dubai, e si trova a Taormina per gestire tutti i passi necessari all'apertura del San Domenico Palace, che appunto passa al gruppo canadese. Maraviglia, il turismo sappiamo che oggi è in ginocchio per la pandemia Covid-19, e in questo momento Four Seasons sfida la pandemia e rilancia proprio sulle potenzialità del turismo di lusso. Sono oramai tutti concordi nel ritenere che dovremo aspettarci delle nuove tendenze della domanda turistica.
Quando parliamo di Taormina è normale parlare di turismo, perché il turismo è la principale fonte di economia e di occupazione anche per gli abitanti di questo gioiello siciliano, ma anche di tanti paesi vicini. L'ospitalità di lusso per Taormina, secondo lei, potrà rappresentare una nuova ripresa economica? Ma sì, assolutamente, l'ospitalità di lusso e di non lusso credo che debba rappresentare per tutta l'Italia il primo passo per la rinascita. A me tante volte mi chiedono perché Four Seasons abbia voluto investire in Sicilia. Beh, io rispondo sempre che questo non è proprio corretto. Nel senso, Taormina e la Sicilia è adesso pronta per ospitare un Four Seasons. Queste sono sinergie che nascono da sole. Yeah. Non nasce da una scelta di una compagnia o di un'altra. Noi, Four Seasons, come tutte le compagnie al mondo, non siamo altro che operatori umani. Noi gestiamo un software che è quello umano. L'investimento non lo fa Four Seasons, l'investimento lo fa un investitore che decide di prendere una struttura, investirci dei capitali immensi e scegliere di avere Four Seasons come gestore, che lei capirà ha dei prezzi molto alti, altrimenti tutti aprirebbero un Four Seasons, nessuno aprirebbe più delle catene minori. E quindi se una persona, se un businessman, che in questi casi è anche la stessa persona che ha investito su di noi a Milano, decide di investire in Four Seasons e su Taormina, è perché vede una capacità di ritorno degli investimenti importante. E quindi è un circolo vizioso, capisce? Quindi ovviamente studia il mercato e capisce che Taormina è pronta per sostenere delle rate, delle room rate, quindi dei costi per stanza, che Four Seasons può offrire. E quindi io dico sempre che non è tanto che la storia che un po' raccontano tutti e che si racconta, che a noi fa piacere, che è Four Seasons che ha voluto investire in Sicilia. È la Sicilia che negli anni si è preparata per ospitare Four Seasons. In particolare, nello specifico, Taormina, grazie anche a strutture già esistenti o quelle come il Timeo, Sant'Andrea, quindi la catena Belmont, hanno fatto un po' da apripista. Poi persone di grande intelligenza e di visione, come il sindaco, che so sarà parte di questa, assolutamente sì, questa catena di interviste, hanno creato e hanno fatto in modo che Taormina, ripeto, fosse pronta. Non crediamo come compagnia che Four Seasons abbia già raggiunto le destinazioni che noi insomma vediamo e consideriamo benchmark, come Capri, Sorrento Positano, insomma, ma sicuramente vediamo le potenzialità per diventarlo. E Four Seasons ha rappresentato, io sono fiorentino, ha rappresentato a Firenze un cambio di passo. Firenze non era la Firenze di oggi prima che arrivasse il Four Seasons. Non voglio sembrarle arrogante, ma è veramente un dato di fatto. E quindi posso solo pensare cosa Four Seasons rappresenterà per Taormina e il treno, il fatto che facciamo ancora da apripista per potenzialmente altre compagnie che verranno in questo mercato. Quindi indubbiamente questa è un'opportunità importante. Io nel mio piccolo la considero un rinascimento di tutto il Sud Italia da un punto di vista di ospitalità, e anche perché Four Seasons non porta e non va a prendere il mercato già esistente, ma è stato provato negli anni che porta un mercato completamente nuovo. E quindi noi porteremo una clientela che non veniva qua e che andrà a integrarsi con una ricettività che già esiste e che siamo convinti negli anni andrà solo a migliorare. Ecco, parliamo proprio della clientela, perché voi avete ufficialmente aperto le prenotazioni per il San Domenico Palace, prevedendo anche una speciale offerta con uno sconto, leggevo, del 20% sulla tariffa standard, un sconto che sarà valido per il periodo da giugno a novembre 2021. Quali sono i primi segnali che arrivano? Cioè, questa clientela nuova ha colto con piacere questa nuova avventura di Four Seasons?
Ma per ora sì, devo essere onesto, è ancora un po' presto per dirlo, anche perché in questa nuova normalità, quella che il modo in cui chiamiamo questa realtà di oggi, è il booking window, cioè lo spazio dal momento in cui si fa il booking, dal momento in cui si entra in hotel, è ormai molto molto corto. Perché? Perché c'è tanta incertezza, quindi persone che a marzo decidano di fare un booking importante a luglio o agosto, capisce, sono ben poche. Quindi adesso le indicazioni sono poche, però quello che ci dicono è che uno, i mercati più importanti, che ovviamente è un fattore che già sapevamo, ma che ci viene confermato, sono Inghilterra e America. Quindi la maggior parte dei booking che abbiamo già ricevuto vengono dal mercato anglosassone, quello americano, che proprio nelle scorse settimane ha deciso di aprire ai viaggi a luglio. E poi un po' di mercato interno, ma soltanto in quello che noi chiamiamo lo shoulder season, quindi periodi non centrali, ma prima e dopo. Periodo shoulder season iniziale che noi purtroppo non avremo quest'anno, perché stiamo pensando di aprire a giugno, quindi abbiamo già perso un po' di marzo, aprile, maggio, il periodo che si considera il periodo della Pasqua, ecco, purtroppo l'abbiamo perso, ma stiamo correndo per essere pronti per l'altra stagione. Ecco, benissimo, il San Domenico Palace, ricordiamolo, è veramente considerata una leggenda dell'ospitalità in Europa, che va ad aggiungersi, lo diceva lei prima, all'hotel che avete aperto a Firenze, ma anche c'è un altro storico a Milano che sempre fa parte del gruppo. Certo. Riaprirete proprio in estate, il periodo che ricordiamo e oggi alta stagione per Taormina che invece all'inizio della sua stagione turistica era soprattutto una meta ambita nel periodo invernale, invece adesso è meta ambita nel periodo estivo, anche se il sindaco Bolognari sta proprio mettendo in campo una serie di iniziative per poter destagionalizzare appunto l'avventura turistica in questo capoluogo, in questo gioiello siciliano. Le chiedo, quale sarà il modello di vacanza che offrirete ai vostri ospiti, che tipo di esperienze farete vivere ai vostri ospiti? Ma è fondamentalmente una vacanza, quindi un'esperienza che viene definita in leisure. Come a lei ben ricordato, abbiamo l'hotel di Milano, che invece si basa il suo lavoro in un'esperienza di business legata alle attività, alle conferenze, e alla moda, eccetera. Firenze che basa un po' il suo mercato su un'esperienza legata all'arte e all'enogastronomia. Taormina sarà nella sua interezza dedicata alla vacanza, quindi a quello, ripeto, che noi chiamiamo leisure. Che può essere ovviamente un aspetto enogastronomico, un aspetto di solamente relax in spiaggia, attività anche sportive, fisiche o semplicemente culturali, dall'Etna a tutto quello che la Sicilia ha da offrire in un patrimonio culturale veramente che io, mea culpa, non conoscevo così tanto e non avevo apprezzato fino a quando non sono poi arrivato in Sicilia. Ecco, quindi ci sono tantissimi aspetti. Io dico che questo albergo è il paradiso di un ufficio delle pubbliche relazioni, perché c'è talmente tanto contenuto da tirar fuori che veramente a volte non si sa neanche da dove cominciare. Però ecco, girerà tutto intorno a questo e non credo che alla fine un cliente che viene in Taormina in Sicilia voglia fare una cosa sola. Io credo che i nostri clienti vorranno sì passare un giorno al mare o in piscina, però allo stesso tempo vorranno fare un'escursione nell'Etna, vorranno provare delle prelibatezze siciliane e scoprire la cultura anche non gastronomica, vorranno, perché no, anche fare un po' di shopping nel corso di Taormina. Ecco, verranno fatte, secondo me sarà una vacanza completa e speriamo poi di collegare i tre hotel e di fare quello che poi è stato conosciuto nella storia come il Grand Tour, cioè ovviamente una clientela che viene magari a Milano per lavoro,
che poi passa a Firenze per una, per uno stop appunto culturale, e fino a poi arrivare in Sicilia per prendersi un break e arricchirsi dentro. Grazie mille Lorenzo Maraviglia, anche perché forse diventerete realmente un hub importante per poter far sì che arrivi sempre più turismo, non soltanto a Taormina, ma da Taormina poi per visitare tutte le bellezze dell'intera Sicilia, e sono tante. Come ci diceva lei prima, voi porterete un turismo che non era abituato a venire fino ad oggi a Taormina né in Sicilia. Seguiremo veramente con grande attenzione l'evoluzione e l'apertura del vostro resort, posso definirlo in questo modo, perché chiamarlo hotel penso che sia assolutamente riduttivo. Sì, no, è un resort urbano, lo chiamiamo noi, quindi è un resort perché ha tutte le caratteristiche di un resort, come dicevo. La struttura è estremamente leisure, però è attaccata a un centro importante, e a pochi passi si può andare a fare shopping, quindi non è un resort come si intende nelle Maldive, nelle Seychelles, ma è appunto un resort urbano. Grazie ancora per essere stato con noi, arrivederci, a presto. Grazie a voi, a presto, vi aspettiamo in hotel. Grazie mille. Bene, incontriamo ai microfoni di OK Italia Parliamone Sakiko Tamako Kemi, imprenditrice turistica nipposicula, nata in Giappone a Nagoya ma cresciuta a Taormina. Benvenuta ad OK Italia Parliamone, Sakiko. Ciao Massimo, grazie dell'invito. Sì, intanto ringrazio tutti i nostri telespettatori che ci seguiranno, ma soprattutto ringrazio te per l'attenzione e chi ha organizzato questo fantastico programma, che so che non si fermerà sola a Taormina, ha già avuto anche un altro appuntamento precedente in Sicilia, però sono molto contenta di partecipare proprio perché amo la mia città, quindi... E di questo parleremo con te durante questa breve intervista, ma io vorrei innanzitutto raccontare un po' di te ai nostri ascoltatori. Bene, tu dopo essere nata in Giappone, appunto abbiamo detto prima, nella città di Nagoya, sei arrivata a Taormina, dove tuo papà è un noto pasticcere siciliano, ti ha da subito fatto innamorare delle bellezze e delle tradizioni del luogo. Poi ti sei allontanata, come tanti altri ragazzi, dai luoghi dove sei cresciuta per andare ovviamente all'università, e hai voluto anche studiare le tue origini e ritrovare anche il tuo Giappone. Però dopo un po', Sakiko, tu non hai resistito a stare lontana dalla magica Taormina e hai deciso di tornare per viverla da protagonista. Diciamo sì, che, assolutamente. Ecco, diciamo che è anche difficile, quando io parlo con qualcuno a Taormina, è difficile incontrare qualcuno che non ti conosca, perché con la tua vitalità e curiosità sei diventata veramente un punto di riferimento della vita culturale e turistica torminese. Sakiko, che cosa ha stregato te come tantissima altra gente a Taormina? Allora, Taormina assolutamente mi ha stregato, non solo per le sue bellezze architettoniche, ma anche soprattutto culturali, tra cui ne hai una tu alle tue spalle, abbiamo il fantastico Teatro Greco che ci consente di ammirare in contemporanea anche l'Etna. Mentre in questo momento, in questo istante proprio no, ma stanotte ha fatto una delle sue ennesime eruzioni. Noi diciamo che con l'Etna ormai ci conviviamo, ci veniamo bene, ci affascinano le sue eruzioni, e speriamo sempre che decide di rivolgere la sua cenere in altre zone della Sicilia, non verso Taormina, però è anche una delle maggiori attrazioni del territorio, e comunque il collegamento di questo vulcano con questo vulcano attivo lo si sente molto nel territorio anche taorminese, perché diventa uno dei motivi per la quale i turisti decidono di venire a Taormina e poi andare a fare un'escursione all'Etna. E proprio questa cosa, appunto, che abbiamo tantissime bellezze, come stavo dicendo, mi ha spinto a ritornare nella mia città, che è un posto, a differenza molto probabilmente di altri posti della Sicilia, aperto di mentalità. Infatti io a Taormina non mi sento di origine straniera, io chiunque mi conosce mi dice ma come? Io dico sì, io mi dicono sei giapponese? Io rispondo no,
E loro tutti mi dicono: ma come? Io rispondo: no, io sono siciliana, sono torminese. È una torminese doc. Allora, d'adozione, perché sì, adottata, ma ad hoc, perché è cresciuta qui. Io penso che qualsiasi persona è del luogo e della cultura dove cresce, con le persone con cui cresce, ma soprattutto dove cresci, non è dove nasci, ecco. Tra l'altro, l'ho sempre pensato, ma ho fatto anche una ricerca mia personale per arrivare a questa conclusione. Ecco che poi, dopo i miei studi a Roma, che mi hanno portato a studiare, dove ho studiato le mie origini, lì mi sono laureata in lingua e cultura giapponese, e quindi dopo tutta questa ricerca tra la cultura, tra l'andare a vedere il Giappone, tra il vivere fuori da Taormina, ho deciso di tornare nella mia città. Sono tornata qui, vivo in una bellissima casa che ha costruito mio padre, il quale, tra l'altro, famoso pasticcere, ma anche che io considero tra i due, cioè io dico tra me e lui, il giapponese e lui, io sono la siciliana. Come tipo, perché come lui tipo è più affascinato e più innamorato della mia terra di origine di quanto forse lo sono io, perché sono più innamorata di Taormina. D'altronde, Sakiko, alle tue spalle vediamo anche tanti bellissimi pezzi, ovviamente, che provengono e si vede dalle ma la mia casa è un misto, sì, diciamo sì, che è un misto tra Sicilia e Oriente. L'Oriente. Ma, ecco. Sì, sì. Ma non perché l'ho fatto io così, cioè chi ha diciamo progettato gli interni e gli esterni della casa è mio padre, che sì, era un pasticcere, ma grandissimo creativo. Un grande creativo con un grande gusto. Raccontiamo anche, ecco, diciamo ai nostri ascoltatori che tu sei un'imprenditrice del settore turistico, d'altronde, ecco, in questa dimora che appunto ha costruito tuo papà c'è anche un B&B molto importante, conosciuto un pochino in tutto il mondo, dove la gente viene perché sa di essere accolta e coccolata anche da te. Ma il tuo impegno non si ferma nel campo turistico, perché tu sei anche molto attiva nel campo della cultura, settore nel quale lavori per ampliare l'orizzonte su civiltà altre che spesso sono sconosciute e incomprese. In che modo riesci a coniugare diverse culture? Allora, io, avendo studiato giapponese e avendo vissuto a Roma, mi sono resa conto che da Roma in su, ma anche diciamo da Napoli in su, c'è molta attenzione verso le altre culture, l'Oriente, eccetera. Ma questo perché le università, diciamo, tra cui la Sapienza o l'Orientale di Napoli o la Ca' Foscari di Venezia, o tantissime altre università, anche a Torino, è piena da Roma, da Napoli in su, di posti dove si studia giapponese, cinese, arabo, cioè lingue straniere, quindi orientali. Questa cosa fa anche sì che ci siano tanti eventi, tanti festival, tanti incontri, tanta possibilità di conoscere un mondo che diciamo è altro, perché noi non lo conosciamo, ma poi con diverse sono diverse culture, sono diverse cose, e che molte volte, e poi mi rendo conto, relazionandomi con gli altri, che io, che ho studiato determinate cose, vedo alcune parti di quelle civiltà magari in maniera critica e non solo affascinante, cosa invece che quando si pensa all'Oriente si pensa solo a puro fascino. Chiaro. Nell'immaginario occidentale. E quindi ho pensato di spiegare il fatto che con un occhio, cioè partendo da una visione occidentale, si può andare a studiare, si deve andare a vedere, studiare, approfondire le altre culture, mantenendo la propria di cultura, cioè approfondendoli, ma facendosi anche affascinare. Però sviluppando anche un punto critico, diciamo, sulla cosa, perché molte volte mi chiedono se tornerei a vivere, se andrei, cioè se ho mai pensato di tornare a vivere in Giappone. Ecco, questo no, ci sono stata più volte, mi piace, non vedo l'ora di tornarci magari per un viaggio, ma proprio vivere in Giappone no. Come, sono sincera, non tornerei a vivere a Roma, malgrado una bellissima città che ho dove ho vissuto tantissimi anni e tantissime cose in più rispetto a Taormina.
E così con la cultura, facendo degli incontri culturali, nello specifico, non so se posso dirlo. Sì, sì, puoi dirlo. Sì. Se passiamo a fare promozione alla cultura in questo momento, è sempre ben accetto. Coordino una sezione all'interno di un festival che si chiama Naxos Legge, io invece coordino una sezione, si chiama Sguardi Oriente, ma che stiamo lavorando, speriamo ora finito questo periodo di pandemia, di farlo diventare un festival a sé stante, che è la visione appunto del vicino moderno, cioè del vicino estremo moderno antico oriente, che è questo tramite libri, passando dai libri, e quindi così coniugo le due cose. E io coordino questa sezione, ne sono molto contenta. Allora, e poi stiamo avviando anche tantissime altre cose culturali, anche verso le donne. Infatti nella sezione Sguardi Oriente avrà anche una visione femminile che vede l'Oriente. Abbiamo iniziato già qualche incontro e speriamo di farne altri, però non in streaming. Quindi in presenza. Pensavo di togliere allo streaming, però speriamo dal vivo, ecco. Speriamo tutti di tornare molto presto e dal vivo, ma anche perché poi tu stai facendo partire un'altra iniziativa molto interessante. Ricordiamo che Taormina è fortemente legata al turismo, ad un turismo per lo più fatto di stranieri che vengono a Taormina, si innamorano di questo luogo, delle sue bellezze, delle tante tradizioni, anche dei suoi... Molti ci sono anche rimasti a vivere, dopo assolutamente questi viaggi. Sì. Quelli che vanno via comunque se ne vanno anche con il ricordo delle bellezze, delle tradizioni, ma anche dei prodotti enogastronomici del territorio. Ecco, uno dei tuoi nuovi progetti imprenditoriali è proprio quello di riuscire a creare un ponte diretto tra Taormina e Giappone per esportare prodotti di eccellenza di questo territorio, per creare sempre di più quindi un rapporto forte e duraturo tra i tuoi due luoghi del cuore, quindi Sicilia, Taormina nello specifico, e il Giappone, di cui ovviamente sei anche innamorata. Ecco, quando ti è venuta l'idea di questo nuovo progetto imprenditoriale nel settore enogastronomico? Allora, diciamo che questo è un progetto che nasce nella mia mente tantissimi anni fa. La prima volta sono andata in Giappone, perché in Giappone mi sono resa conto che molti sono affascinati dal nostro cibo, è una cosa molto apprezzata, specialmente i nostri prodotti, ma non solo, anche la nostra cucina, è tutto molto apprezzato lì, oltre che le nostre bellezze. Però mi sono anche resa conto che non tutto viene portato lì, solo alcune cose, e questo non della Sicilia, solo alcune cose tra tutti i prodotti che ci sono in Italia, calcola Massimo. Quindi mi sono detta, la Sicilia è quasi inesistente per i suoi prodotti in Giappone, c'ha dei vini, c'ha dell'olio, però la Sicilia è conosciuta per i limoni, ma le arance, ma non è che ci sono i nostri limoni, le nostre arance, è chiaro. Mandare limoni, arance, i nostri agrumi fino in Giappone non è così facile. E quindi poi loro all'epoca comunque avevano delle leggi molto restrittive sull'importazione, sulle cose. E quindi questo è un progetto che è nato, ho iniziato a studiarlo e ho iniziato a pensare che sarebbe stato bello far conoscere la Sicilia lì in Giappone per le sue cose alimentari. Poi nel tempo il mio progetto, che era prima solo diciamo agroalimentare, si è evoluto, intanto andando alla ricerca come idea di quali potevano essere i prodotti più facilmente esportabili, quali aziende possono avere le certificazioni giuste, ma soprattutto anche i tempi di conservazione. Perché non ci dobbiamo dimenticare che esportare fino in Oriente non è come esportare in Europa, ci vuole molto più, cioè le merci viaggiano per molto più tempo. È così. E quindi poi non possono essere
facilmente reperibili, insomma. Aspetta, si è evoluta con la cultura. Bene. Quando tempo già a me era capitato che ho detto io sono abito a Taormina, mi hanno detto Taormina dov'è? In Sicilia. La prima risposta è stata in Oriente, ma anche quando viaggio Sicilia, mafia. E allora questa cosa, a furia di lavorare sulla cultura, sulle bellezze culturali, cioè non dico che in Sicilia non ci sia la mafia, attenzione, non c'è stata, però non è solo questa la Sicilia. La Sicilia è beni culturali, la Sicilia è alimenti, è ambiente, è un clima molto favorevole anche per persone che non stanno bene, vogliono recuperare uno stato di salute. Quindi è così tanto la Sicilia che ho pensato di unire le due cose, creare un nuovo progetto al quale sto lavorando. Spero di far partire appena finirà il Covid, perché questo progetto prevede anche di dover andare in Giappone, loro hanno delle restrizioni molto più rigide delle nostre. E niente, voglio portare i nostri prodotti però in Giappone, siciliani, i prodotti siciliani in Giappone, unendolo però a un progetto di scoperta del territorio, quindi promuovendo anche tutto i singoli territori dei singoli prodotti siciliani. Tutto quello che c'è dietro, quindi si parte dallo storytelling e raccontare la storia del territorio, delle famiglie che fanno questo tipo di produzione, perché soltanto conosciamo... Non solo le famiglie, ma anche dei posti, cioè della popolazione che vive in quei territori dove viene prodotto un alimento, ma anche tutto quello che cioè se vuoi andarlo a scoprire dal vivo, darti la possibilità di scoprirlo pure dal vivo, non solo assaggiare. Molto bene, Sakiko. Fare in modo che tutti i sensi si riuniscano. Giusto, sicuramente torneremo a curiosare sul tuo progetto, perché siamo veramente interessati, appena finisce la pandemia, a vedere e a raccontarti di nuovo, a raccontare una storia di successo. Oggi possiamo dire con tranquillità che tu sei un'ambasciatrice di Taormina nel Giappone, quindi un'ambasciatrice di quanto di buono e di bello c'è nella tua Taormina, nella tua Sicilia. Sì, ti ringrazio Massimo. Bene. Per questa intervista, e non vedo l'ora di vederlo online con tutti gli altri, perché so che hai intervistato tantissime persone di Taormina. Quindi... Assolutamente sì, uno speciale su Taormina, perché è importante in questo momento di crisi promuovere la bellezza del nostro paese e soprattutto lanciare un grande messaggio di fiducia e di ripresa per tutti. Grazie. Taormina di sicuro già da quest'estate aspetterà tutti. Assolutamente, verremo anche noi di Ok Italia Parliamone. Grazie Sakiko. Ti aspettiamo, ciao. Grazie. Okay. Grazie. Ed incontriamo ai microfoni di Ok Italia Parliamone Salvatore Scalisi, imprenditore del settore del turismo. Benvenuto ai microfoni di Ok Italia Parliamone, Scalisi. Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto io vorrei raccontare ai nostri ascoltatori chi è Salvatore Scalisi, conosciuto dai tanti come Totò Scalisi. Bene, è attualmente il presidente dell'associazione Paese Albergo, un'associazione che si occupa di recupero dei centri storici in Sicilia, ma soprattutto è un nome conosciutissimo nel panorama turistico siciliano, perché Scalisi è stato a lungo il direttore regionale di Confcommercio Sicilia, ma anche lo storico direttore dell'ente bilaterale del turismo in Sicilia. Scalisi, quando parliamo di Taormina è normale parlare di turismo, che è la principale fonte di economia e di occupazione per gli abitanti di questo vero e proprio gioiello siciliano, ma anche di tanti paesi vicini. Il turismo, lo sappiamo, oggi è in ginocchio per la pandemia Covid-19 e serve mettere in campo tutte le iniziative possibili per farlo ripartire. Sono oramai tutti gli studiosi, gli economisti, sono concordi nel ritenere che dovremo aspettarci anche nuove tendenze della domanda turistica, perché cambierà il modo di fare le vacanze, la loro durata ed anche il periodo. Io le chiedo, Scalisi, a quale tipo di turismo dovremo abituarci dopo la crisi Covid-19? Beh, intanto grazie per questa domanda, che è una domanda molto complessa. Io cercherò di essere sintetico.
Noi avevamo già iniziato nei primi anni 2000 a valutare tutti insieme nel mondo del turismo quello che viene definito turismo esperienziale, no? Nel senso che in questo segmentarsi del mercato turistico il cliente cerca sempre di più una vacanza a sua immagine e somiglianza secondo i desideri. È un po' come quando qualcuno compra un'automobile e poi ci appende un ciondolo per dire questa è la mia, che è diversa da quella degli altri. E da questo punto di vista noi avevamo già iniziato ad assistere a un fenomeno che era sì un turismo di massa, ma fatto da tanti individui. Del resto il cellulare, che diventa ormai assieme alle OTA, Booking, Expedia, a tutti gli altri, eccetera, diventa lo strumento per le scelte. Quindi abbiamo un turismo, come dire, di grandi numeri, ma fatti poi in realtà non più dai grandi tour operator che portavano i 50, le 60 persone sul pullman, eccetera. Questo, da questo punto di vista, siamo tornati a un turismo esperienziale che passa dalle persone. Quindi, riparafrasando con l'esperienza degli anni 60-70, abbiamo una forte quantità di turismo individuale che, poiché si muove nello stesso periodo, nelle stesse date, nelle stesse località, sembrerebbe un turismo di massa, ma in realtà non è lo stesso turismo di massa degli anni 50-60-70, quando con gli aerei dalla Germania, TUI, Neckermann e gli altri portavano i turisti in Sicilia, in particolare a Taormina. Questa cosa, che sembra che l'abbiamo capita tutti, dovrebbe in realtà farci riflettere sul fatto che non possiamo dare a tutti lo stesso servizio, le stesse cose, perché ognuno di questi cerca qualcosa di differente. Né possiamo immaginare che una località vada bene per giovani che fanno le 5 di mattina o per anziani che vogliono andare a riposare presto, né possa andare bene per quelli che amano, come dire, gli spettacoli all'aperto o per quelli che invece preferiscono ai nomi, come dire, del rock, preferiscono la musica lirica o la lirica in generale. Quindi noi dobbiamo poi essere conseguenti. Questo è il passaggio più difficile, perché in realtà ognuno di noi si è fatta l'idea che ha tutto, può vendere tutto, è come se in un negozio possono entrare insieme l'avvocato Agnelli e il ragioniere Fantozzi perché abbiamo prodotti per entrambi. Questo in realtà non è vero, questo è un limite del turismo, io penso, italiano, non solo siciliano. Dobbiamo certamente migliorare la nostra offerta di lusso, perché siamo in Europa, noi non potremo mai competere con i paesi del Nord Africa, né dal punto di vista del costo del lavoro, né dal punto di vista degli investimenti. Quindi se noi vogliamo competere, dobbiamo competere in una sola cosa, che è la qualità, e la qualità si paga. Del resto, anche qui, se uno vuole scegliere un'automobile di un certo livello, finisce per scegliere una delle tre marche tedesche più importanti, come Audi, come Volkswagen, come Mercedes o come BMW. Questo perché? Perché lì hanno puntato tutto sulla qualità. Quindi il prezzo è sicuramente più alto, ma la qualità è sicuramente diversa. Ecco, questo è quello che manca al turismo italiano e al turismo siciliano in particolare. Ognuno di noi continua a pensare che lui può ospitare tutti, avere tutti e offrire un servizio a tutti. Questo vale per le strutture e vale per le località, cosa che dovremmo ripensare non solo per il Covid, grazie al Covid, perché da ogni evento nefasto bisogna guardare anche il lato positivo, no? Probabilmente questa esperienza ci sta facendo riflettere sulla necessità di un cambio di passo e quindi di un cambio anche dell'offerta, di un cambio di modo di rapportarsi con i clienti, eccetera. E dall'altra, perché quella tendenza che era già avviata nei primi anni 2000 del turismo esperienziale andrà a rafforzarsi sempre di più. Quindi le domande saranno da chi vuole il parapendio, a chi vuole farsi il trekking, a chi vuole visitare santuari, a chi vuole andare per cantine, a chi vuole andare per cibo. Cioè chi più ne ha più ne metta, perché non ci sono limiti a quello che è il turismo esperienziale. Questo è molto importante. Lei parlava, Scalisi, prima di cambiare passo, parlava dei tanti attrattori che ci sono per il turismo, giustamente non sono solo quelli artistici e culturali o paesaggistici, ma sono tantissimi. E le chiedo, Taormina, proprio in virtù di quello che diceva prima, come può affrontare la sfida della destagionalizzazione del turismo che oggi, ricordiamo, a Taormina è quasi esclusivamente legato alla stagione estiva? Guardate, io ho cominciato ad occuparmi di turismo nei primi anni 70 e quelli che incontravo mi raccontavano che Taormina era una località invernale. E poi questa località invernale si è trasformata in una località estiva perché il turismo di massa
l'ha fatta diventare una località estiva. Io credo che Taormina, che ha il vantaggio di essere più conosciuta della Sicilia nel mondo, grazie all'impegno degli operatori, dell'amministrazione comunale, della stessa regione, per centinaia, diciamo, di eventi, borse, fiere, eccetera, si è sempre puntato su Taormina, quindi è un brand che ha un forte richiamo nell'immaginario collettivo. È come quando uno pensa a Parigi, pensa alla Torre Eiffel, quando uno pensa alla Sicilia, pensa a Taormina e l'Etna, che credo che siano, come dire, non si sbaglia quando si dice questo. Allora credo che oggi la fortuna di avere una località così conosciuta come Taormina potrebbe essere una fortuna se utilizzata da Taormina per la Sicilia. Voglio dire, se tutti quelli che vanno a Taormina potessero scoprire quante migliaia di altri posti, di altre località, di altri teatri di pietra, di altri eventi, di altre cose ci sono in giro per la Sicilia, questi potrebbero addirittura ritornare, perché è come se uno andasse in un negozio, compra una bottiglia di vino e poi non ci torna più. Ecco, noi dovremmo cercare di utilizzare Taormina come biglietto di presentazione e di conoscenza di tanti territori siciliani, in maniera che Taormina possa offrire tutto l'anno degli eventi, delle occasioni di incontro, di scoperta, di conoscenza, e da Taormina poi possa nascere un flusso di gente che ritorna. Alcuni anni fa furono fatti degli studi in cui si scoprì che chi aveva visitato la Sicilia, pur avendo fatto il giro di Palermo, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Agrigento, era convinto di aver visto tutta la Sicilia. In realtà non l'aveva vista tutta, no? Ecco, io credo che il ruolo di Taormina, e quindi anche la sua possibile destagionalizzazione, nasca da questo diventare la chiave per aprire il turismo siciliano anche in quei territori che sono in ombra, partendo da Taormina e realizzando quanti più eventi, quante più iniziative in termini anche di intrattenimento e di richiamo nei periodi di destagionalizzazione, che non promuovano la località di per sé, che già è promossa e che comunque va sempre rafforzato questo lavoro, ma che aiutino gli altri a scoprire e a capire tanti altri posti. Un esempio per tutti, e poi eventualmente mi taccio, come diceva qualcuno, la fiction di Montalbano ha portato, come dire, una grande attenzione sulla provincia di Ragusa, che è quella che è partita più in ritardo rispetto agli altri, ma è quella che è partita meglio organizzata. Da questo punto di vista, quindi, si possono ripetere esperienze anche con l'aiuto della cinematografia, ma noi non dobbiamo perdere di vista il fatto che a Taormina abbiamo milioni di presenze che potrebbero essere informate, che potrebbero essere sensibilizzate per andare magari in paesi, che ne so, come Corleone, come Monreale, come tantissimi altri, come Erice e come tantissimi altri, perché in Sicilia per fortuna abbiamo paesi di montagna che raccolgono ancora una storia e raccontano ancora una storia antica di cui magari moltissimi non sanno nulla, neanche i siciliani stessi. Quindi Taormina può avere una grande opportunità di destagionalizzazione se si lega alla Sicilia, se da Taormina si fa conoscere la Sicilia e se la Sicilia accetta di attrezzarsi per ricevere ospiti. Perché io penso che nessuno di noi invita a casa propria gli amici o addirittura degli ospiti che pagano se c'è gli operai in casa. Quindi credo che dovremo anche qui dire alle località che si vogliono candidare a essere presentate a Taormina che devono essere attrezzate, che devono avere i servizi, che devono dare quello, come dire, quella qualità non solo attesa ma anche percepita, quindi anche vera, anche misurata, che è quella che è alla base ormai di un turista europeo che ha una cultura diversa da quella che aveva lo stesso turista negli anni 70. È chiarissima la sua esposizione, Scalisi, quindi possiamo dire Taormina porta di ingresso per la scoperta e la conoscenza delle tante bellezze siciliane, quindi veramente questo può essere la leva per far sì che la stagionalità sia soltanto un ricordo e che Taormina possa vivere di turismo tutto l'anno. Lei giustamente ha ricordato che nasce come turismo invernale quello di Taormina, oggi invece è conosciuta per il turismo estivo, ma sicuramente potrà vivere di turismo tutti i mesi dell'anno e essere appunto da apripista per tutte le bellezze che ci sono in questa splendida regione. Grazie ancora per essere stato con noi, Scalisi.
Grazie a voi e buon lavoro, arrivederci. Grazie. Ed ecco che incontriamo ai microfoni di OK Italia Parliamone Maria Guardia Pappalardo, manager e imprenditrice della comunicazione. Benvenuto ad OK Italia Parliamone, Pappalardo. Buonasera. Beh, raccontiamo ai nostri ascoltatori innanzitutto chi è Maria Guardia Pappalardo. Da sempre impegnata nel mondo della comunicazione e amministratore unico di Videobank SPA, azienda di telecomunicazioni che è leader in Italia ed in Europa nei servizi di broadcasting video e uplink satellitare. E, Pappalardo, la prima domanda che mi viene naturale porle è proprio questa. Voi siete un'azienda che fate da service per le più grandi emittenti televisive nazionali, penso a Rai, penso a Mediaset, perché con i vostri servizi tecnici contribuite alla realizzazione di tutti quelli che sono i servizi in esterna che queste grandi realtà fanno. Ma non solo questo, perché vi occupate anche di dare assistenza per tutti quelli che sono gli spettacoli che vengono ovviamente registrati da un punto di vista televisivo. Sappiamo che il settore dello spettacolo è uno dei settori purtroppo maggiormente colpiti e che continuano a risentire di più della crisi economica legata alla pandemia Covid-19. Videobank, questa è una nota molto importante che voglio sottolineare, è un'azienda siciliana che nasce ben 25 anni fa a Belpasso e nonostante oggi sia un'azienda leader nel settore, riconosciuta a livello tanto nazionale quanto internazionale, avete deciso di non abbandonare mai il luogo nel quale è nata l'azienda, perché avete ovviamente voluto garantire un riconoscimento anche alla terra che vi ha dato le origini, alla terra che vi ha permesso di fare i primi passi, e giustamente volete garantire anche una piena occupazione in questo territorio. Ecco, mi racconti un attimo che tipo di conseguenze avete vissuto in questo momento di pandemia e soprattutto quali sono le aspettative per il prossimo futuro? Noi sicuramente, come ha detto lei, ci occupiamo di spettacolo e anche di calcio, perché noi abbiamo sempre fatto la Champions League, il mondiale, abbiamo fatto i mondiali di calcio in Russia, siamo stati in Russia, abbiamo fatto gli europei, quelli del 2016, perché quelli ultimi non si sono svolti, e quindi per noi è stato abbastanza grave questa crisi di Covid. E ci ha colpiti tantissimo, il fatturato si è non solo dimezzato, e purtroppo molti dipendenti sono andati via anche in autonomia, perché stare in fis non è comunque una bella cosa, e noi li abbiamo lasciati perché è giusto che ognuno faccia la propria strada e fa quello che ritiene più giusto fare, avendo una famiglia e tutto. Quindi diciamo che ci ha colpiti, ecco, non possiamo dire che però siamo qui, siamo ancora solidi, andiamo avanti, abbiamo tutta la voglia di andare avanti e continuare con il nostro percorso che è questo qua. Broadcast televisivo, satelliti e cose varie. E anche cultura, devo dire. Ecco, la vedo con il sorriso e questo mi fa piacere, perché significa che c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di continuare a intraprendere la strada avviata con grande successo. Ha toccato un tasto molto importante, Pappalardo, quello purtroppo di tanti tecnici, di tante persone che lavoravano con voi da anni, che purtroppo vi hanno abbandonato perché dovevano comunque sopravvivere, e forse gli aiuti che sono arrivati anche dal governo centrale, gli aiuti appunto prima con i decreti ristori, oggi con anche quello che dovrebbe arrivare col decreto sostegni, magari non è stato sufficiente per potervi garantire di andare avanti con tranquillità, di garantire ovviamente tutte le persone che lavoravano per voi, disperdendo anche delle grandi professionalità, perché questo è un problema, perché voi vi avvalete per poter garantire, lei ci ha parlato anche dei servizi calcistici, della Champions che seguite, dei campionati ovviamente internazionali. Non aver più determinate professionalità ovviamente mette in azienda, crea all'azienda una grande difficoltà per trovare nuove professionalità da formare per il futuro. Ma però bisogna... Prego, Pappalardo. Devo dire che comunque con questi nostri ex dipendenti siamo rimasti in ottimi rapporti, e come freelance o come altro comunque ci collaborano quando abbiamo di bisogno. Ovviamente non è più lo stesso lavoro di prima, però...
loro sono sempre con noi, qualsiasi momento li chiamiamo e sono liberi, loro vengono, non abbiamo nessun problema, ecco, siamo sempre insieme, anche se non sono dipendenti, ma è come se lo fossero, per noi sono rimasti nella nostra azienda comunque, però bisogna fare la propria strada. Questo è molto importante, fare la propria strada. Lei ha detto prima una cosa anche importantissima, che bisogna andare avanti e proprio per andare avanti ricordiamo ai nostri ascoltatori che la Videobank è l'azienda che tra l'altro organizza e gestisce anche il festival più importante. È un festival internazionale che quest'anno, ricordiamo, giunge alla 67esima edizione che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio. Possiamo dire che avete fortemente voluto dare un segnale di continuità, ma soprattutto di speranza e di fiducia, va bene, da trasmettere non soltanto a Taormina, in Sicilia, in Italia, ma nel mondo. Come dire, il mondo va avanti, Taormina c'è, venite, perché comunque sia la cultura, l'arte non deve mai essere interrotta, perché deve essere un bene preservato sempre e comunque. Ma con lei parlava anche di turismo prima, perché indubbiamente il Festival del Cinema per Taormina può rappresentare forse anche un veicolo importante di promozione anche per il turismo, perché ne parlavamo con gli altri ospiti di questo speciale, a partire dal sindaco Bolognari, ma non solo, e tutti gli altri che abbiamo intervistato per questo speciale su Taormina. Emerge come Taormina non sia soltanto importante per il turismo locale, ma perché Taormina è veramente una porta d'ingresso verso le tantissime e varie bellezze che la Sicilia può offrire. Quindi, insomma, è importante puntare su questo gioiello, questa perla ionica, come viene così definita, perché è un volano di sviluppo del turismo e quindi dell'economia. Ecco, proprio questa è l'ultima domanda che io voglio farle, Pappalardo. Quanto secondo lei anche il Festival del Cinema Taormina, che voi come Videobank organizzate, può aiutare Taormina, la Sicilia, per la sua ripresa economica? Secondo me tantissimo, perché in quel periodo proprio ci sono dei dati statistici che proprio nel periodo del festival aumenta il turismo ed è un momento in cui il turismo non c'è tanto a Taormina, invece proprio in quelle settimane del festival c'è proprio dati statistici dati proprio dal comune di Taormina che c'è un aumento di turismo, quindi noi speriamo questo e lo facciamo unicamente per questo, perché il turismo ritorni e vabbè, magari sarà quello locale, sarà un turismo più europeo, sarà un turismo, non lo so, però già vedere il movimento a Taormina è una cosa bella, vedere nessuno è brutto, troppo brutto davvero. Poi diciamo che giustamente il Festival del Cinema di Taormina è una grande vetrina internazionale, oltre ad essere un festival internazionale del cinema, è una vetrina che permette ovviamente di poter raccontare anche le bellezze del territorio, le tradizioni, l'arte, la cultura che Taormina, ma la Sicilia tutta, può rappresentare nel mondo. E quindi veramente un grazie. È un programma importante, secondo me. Bravissima. Mi permetto di ringraziarla a nome degli ascoltatori per quello che fate, perché l'impegno nel settore dello spettacolo, della comunicazione, della cultura, mai come in questo momento storico, perché ricordiamo un momento veramente particolare della nostra storia italiana, ma anche della storia del mondo, è assolutamente un bene da preservare, è importante, pur fra mille sacrifici, cercare di andare avanti, continuare a fare una comunicazione interessante e promuovere la cultura in tutti i suoi aspetti. Io penso che l'uomo senza la cultura non è nulla. Io penso che è la cosa principale nell'uomo, perché altrimenti diventiamo un'altra cosa che non è un uomo. È vero, è vero. Non voglio dire l'altra parola perché poi vado contro un altro essere. Diciamo che si snatura l'essere umano, possiamo dire così.
quindi voglio dire, la cultura è la cosa ecco. più principale, senza quella in caso contrario abbiamo... senza quella rimaniamo dei mammiferi senza distinzione da altri, è questo che voleva dire, diciamo così. È così. Allora io la ringrazio veramente per essere stata con noi qui a OK Italia Parliamone, per averci portato il suo contributo e soprattutto per la passione, la determinazione che si vede lei mette quotidianamente per portare avanti il suo lavoro, tanto nella comunicazione in generale, ma anche per quanto riguarda la promozione della cinematografia e la promozione quindi di conseguenza anche delle bellezze del territorio. Apprezzo anche molto la sua modestia, ma voglio dire, diciamo che è una bella storia di un'azienda familiare italiana, siciliana, che con difficoltà ma orgoglio va avanti per il proprio futuro. Grazie ancora per essere stata con noi, Pappa Largo. Grazie a lei che mi ha dato questo onore. Grazie mille. Grazie. Grazie. A risentirti.